Allora, buon pomeriggio a tutti e mi corre l'obbligo di presentare il nostro illustre ospite, il professor Nuccio Ordine. E molti di voi lo conosceranno, non fosse altro per il suo ultimo libro che ha riscosso un successo di pubblico straordinario e tra l'altro è tradotto in più lingue, ci diceva proprio prima il professore. Ed è l'utilità dell'inutile. E in questo caso devo dire che è un libro tra l'altro a latere dei suoi studi, che sono studi di letteratura ma studi anche di un grande nostro intellettuale, per la verità a me consta poco seguito, poco conosciuto, cioè Giordano Bruno. È un intellettuale che però precede la nascita della scienza, non scienziato, in realtà la sua è una strada diversa da quella di Galilei, ma ce ne parlerà più estesamente il professore, e però forse c'entra, credo di sì, questa utilità dell'inutile, perché l'inutile a cui fa riferimento il professore è proprio il perdere tempo in cose che di utilità hanno poco, come in genere dicevo con i miei ragazzi: a che serve la filosofia, a che serve parlare di metafisica o parlare di teologia, in questo caso come la materia di questa nostra conferenza. Serve a niente se uno deve pensare alla sua utilità in termini di denaro, in termini di ricchezza, ma poi chissà. In realtà un sapere così complesso, così straordinario come poteva essere quello del Rinascimento, consisteva proprio nell'intendersi di più cose, così come Giordano Bruno, così come Galilei si intendevano di più cose, e così, perdendo tempo, magari costruivano straordinari disegni. Le meraviglie descritte da Giordano Bruno, che sono ai limiti del pensabile, introducono per esempio l'idea dell'infinito, cosa che forse anticipa e forse nemmeno del tutto seguita da Galilei. Anticipano cose modernissime che forse oggi anche la stessa scienza potrebbe seguire. Ecco, di tutto questo si è occupato e si occupa il nostro interlocutore, professor Nuccio Ordine. Tra l'altro devo qui ricordare che ha insegnato nelle università più importanti, per esempio di Francia e anche negli Stati Uniti, e collabora a queste università, insignito di parecchie onorificenze. Ecco qui che noi diamo la parola al nostro interlocutore, la faccio breve proprio perché, scusandomi tra l'altro dei contrattempi che ci sono stati, e mi scuso a nome dell'organizzazione ovviamente. La parola al nostro interlocutore. Bene, buonasera. Io vorrei... innanzitutto vorrei ringraziare gli amici del festival che hanno avuto questa festa di scienza e filosofia, che hanno avuto la gentilezza di invitarmi, e venire in questi posti così belli per me è sempre una grande gioia. Ebbene, vorrei entrare subito nel vivo del ragionamento, perché per entrare dentro il tema, diciamo, del rapporto tra teologia e filosofia, e quindi tra teologia e scienza, bisogna un po' partire da una premessa. Bisogna capire l'essenza del programma rivoluzionario di Giordano Bruno, perché la Nolana filosofia ebbe delle implicazioni straordinarie sul piano cosmologico, sul piano filosofico, sul piano etico, sul piano estetico. Quindi, quando parla
qualcuno di Giordano Bruno, parla sempre qualcuno che mette del tritolo dentro le separazioni dei saperi a cui siamo stati abituati nelle scuole e nelle università. Perché sembra che nella scuola ci sia l'ora di italiano, l'ora di francese, l'ora di inglese, come se la letteratura francese, la letteratura inglese, la letteratura italiana non avessero delle relazioni tra di loro, ma come se la storia dell'arte non avesse delle implicazioni con la filosofia, come se la scienza non affondasse le sue radici nel pensiero filosofico. Cioè, è difficile piazzare un uomo come Leonardo da Vinci in un manuale. Dove lo mettiamo? Lo mettiamo nel manuale di storia dell'arte? Sì. Lo mettiamo nel manuale di ingegneria e d'architettura? Sì. Li mettiamo nel manuale di letteratura? Sì. Lo mettiamo... E beh, Bruno rappresenta un po' quello che poi è accaduto da un certo punto in poi, in cui i saperi si sono separati e siamo arrivati dove siamo arrivati. Cioè, con tutti i fatti positivi di queste cose, ma anche con i fatti negativi, perché un sapere ultra specializzato fa sì che si perda poi il nesso tra i saperi e soprattutto fa sì che si perda il nesso con la vita, perché il sapere, se non ha un rapporto con la vita, non serve a niente. A cosa può servire? Riprendiamo il discorso dove l'avevamo lasciato. Bruno opera una rivoluzione in vari campi del sapere. Però per capire questa rivoluzione bisogna partire dal contesto storico in cui Bruno ha scritto le sette opere italiane tra Parigi e Londra. In un arco di tempo brevissimo, cioè in meno di 3 anni, Bruno costruisce, attraverso 7 opere italiane, una commedia, Il Candelaio, pubblicata a Parigi nel 1582, e poi 6 dialoghi, pubblicati a Londra tra l'84 e l'85, costruisce la sua filosofia. Perché dico che il contesto è un contesto importante? Perché proprio negli anni in cui Bruno vive tra Parigi e Londra, come voi sapete, l'Europa, come in altri paesi dell'Europa centrale, è insanguinata dalle guerre di religione. Cioè, ci sono delle guerre civili dove, dice Bruno, il fratello uccide il fratello, il figlio uccide il padre. Cioè, quindi sono guerre che provocano non solo un conflitto, diciamo, tra poteri diversi, ma addirittura un conflitto all'interno degli stessi affetti, delle stesse famiglie. Cattolici e protestanti si scontrano violentemente, provocando morte, sterminio e stragi. Ora, il nome della religione, e se noi oggi dobbiamo rileggere i testi di Bruno, non li rileggiamo certamente per prendere un voto all'università o per, come dire, superare un esame per la licenza liceale. Li leggiamo perché questi saperi possono illuminare e farci capire il presente, contrariamente a quanto oggi alcuni signori ci vogliono far credere, che bisogna solo guardare al futuro e dimenticarci il passato. Cioè, tanto più siamo ignoranti del passato, secondo questi signori, tanto più siamo proiettati nel futuro. Quindi, purtroppo, questo è il quadro nel quale noi ci muoviamo. Ma speriamo oggi di ribaltare questo quadro e di far capire che quello che Bruno ci dice serve, perché è una maniera di farci riflettere criticamente sul nostro presente. Ora, che succede? In nome della religione, i fanatici, proseliti di questo o di quel culto, finiscono per distruggere le istituzioni civili e finiscono per distruggere ogni forma di convivenza sociale. Proprio all'interno di questa Europa insanguinata, Bruno capisce che c'è bisogno di un progetto filosofico forte, c'è bisogno di un progetto filosofico in grado di mostrare gli effetti nefasti della fede e della teologia sui diversi piani del sapere e della vita civile. La Nolana filosofia, quindi, vuole presentarsi soprattutto come un antidoto
alla barbarie che sta sconvolgendo il mondo. Bruno intuisce che l'intolleranza trova il suo principale alimento in un uso perverso della fede e della teologia. Poi vedremo, Bruno non è contro la fede, Bruno non è contro la teologia, Bruno è contro un uso fanatico, un uso radicale della fede e della teologia. Bruno capisce che i fondamentalismi, per esistere, hanno bisogno di una verità assoluta. Che vuol dire? Vuol dire che chi crede di possedere la verità assoluta è disponibile a intraprendere qualsiasi azione, qualsiasi strada, anche macchiandosi di delitti più tremendi, per il bene dell'umanità. Perché oggi, quando noi vediamo i fondamentalisti che sacrificano la propria vita in nome di quella loro visione, loro pensano di farlo per il bene dell'umanità, in maniera da far capire agli uomini che quella è l'unica via di salvezza. Quindi Bruno dice: diffidiamo degli spacciatori di verità. Io uso questo termine, spacciatore di verità, proprio come quelli che spacciano la droga, nel senso, come dire, negativo del termine. Perché oggi, nel nostro presente, abbiamo tanti spacciatori di verità. Ce li abbiamo nella politica, dove ci vogliono far credere che l'unica via è quella, se no siamo nella rovina. Ce li abbiamo nella religione, ce li abbiamo sul piano della scienza talvolta e anche sul piano, come dire, della filosofia. Bene, cosa fa allora Bruno? La Nolana filosofia si propone innanzitutto di distruggere l'esistenza di ogni punto di vista assoluto. Questa è la missione principale di Bruno. E come lo fa Bruno? Lo fa attraverso una serie di passaggi in cui si sgretolano le certezze, in cui Bruno mina alla base il sapere costituito. Non a caso, il primo obiettivo, il primo passo di Bruno è quello di mettere in discussione il geocentrismo. Cioè, Bruno capisce che bisogna partire dalla cosmologia per operare questa grande rivoluzione. E come si parte dalla cosmologia per operare questa rivoluzione? Bruno dice che questo primo movimento della cosmologia, ecco, forse se spegnessimo tutti i cellulari sarebbe una bellissima cosa e cominciamo a fare pulizia ecologica tra di noi, perché se no siamo rovinati. Allora, dicevo, qual è il primo obiettivo di Bruno? È di liberare la Terra dalle catene del geocentrismo. Questo primo movimento crea per Bruno un nuovo inizio, una nuova cosmologia che rivoluziona la posizione della Terra e la posizione degli esseri viventi nell'universo infinito. Voi sapete che la prima opera di Giordano Bruno, pubblicata a Londra nel 1584, è La cena delle ceneri. Lì, nella Cena delle Ceneri, Bruno parla della sua visione cosmologica e parla, da filosofo, del copernicanesimo. Attenzione, Copernico, come voi sapete, è la data di pubblicazione del De Revolutionibus, è una di quelle date che segnano la storia dell'umanità, 1543. 1543, quella è una data fondamentale della storia dell'umanità. Bruno capisce però quello che i matematici e gli specialisti non avevano capito. Cioè, fino a Giordano Bruno, la discussione su Copernico e su copernicanesimo era rimasta una discussione di specialisti, di matematici, di studiosi di cosmologia, che non avevano poi tratto le conseguenze da quella straordinaria rivoluzione. Bruno è il primo. È il primo che dal punto di vista filosofico fa capire la genialità di Copernico. Bruno tesse un elogio bellissimo di Copernico e dice però che Bruno va al di là dell'astronomo polacco. Perché Bruno va al di là dell'astronomo polacco? Perché voi sapete che Copernico opera
una prima rivoluzione straordinaria, perché togliendo la terra dal centro, come la terra era prima nel sistema di tipo geologico, che cosa succede? Cosa succede? Che Bruno dice: la terra non è più al centro. E voi sapete che il sistema geocentrico implicava una serie di conseguenze, di corollari, cioè la terra è al centro dell'universo, l'uomo è al centro del centro. E poi questa visione cosmologica implicava una gerarchia rigidissima. C'era l'uomo, poi gli animali, poi le piante, poi i minerali. Quindi tutto era visto in una maniera gerarchica e rigida. Allora Bruno dice: nel momento in cui Copernico toglie la Terra dal centro e mette il Sole, viene meno tutto il sistema gerarchico costruito da secoli di filosofia e da secoli di dibattito cosmologico. Ma che implicazioni questa cosa può avere? Qui Bruno va al di là di Copernico, perché Bruno dice: io sono più copernicano di Copernico. E perché? Perché voi sapete che Copernico mette il Sole al centro, sistema eliocentrico, però Copernico mette il Sole al centro comunque di un universo finito. Geocentrismo invece metteva la Terra al centro, ma comunque di un universo finito. Bruno dice: nel momento in cui la Terra non è più al centro dell'universo, perché non immaginare che l'universo, che il nostro sistema solare sia uno dei tanti sistemi possibili in un universo infinito? Ma guardate, questa implicazione ha un'implicazione, come tra poco vedremo, straordinaria, perché Bruno da lì parte per scardinare tutte le gerarchie su ogni piano del sapere. Perché? Perché Bruno dice: nel sistema geocentrico c'è un centro assoluto, qual è? La Terra. Nel sistema eliocentrico c'è un centro assoluto, qual è? Il Sole. Ma se noi mettiamo il nostro sistema solare come uno dei tanti sistemi infiniti nell'universo infinito, dov'è il centro nell'universo infinito? Bruno dice: in un universo infinito il centro è da nessuna parte, ma proprio perché il centro è da nessuna parte può essere dappertutto. Dunque, ecco la conclusione rivoluzionaria di Bruno: il centro è l'universo, è l'individuo che guarda l'universo. Ed è bellissimo, perché in un solo momento, con un colpo di spugna, Bruno distrugge tutte le gerarchie. E allora ecco che nella visione di Bruno, sul piano cosmologico, filosofico, letterario, etico, estetico, poi vedremo tutte le implicazioni, nella visione di Bruno questa mossa distrugge l'idea di centro assoluto. Se un centro esiste, non può non essere che relativo. E allora, di fronte a questa posizione, cambia radicalmente il nostro modo di ragionare. Perché cambia radicalmente il nostro modo di ragionare? Ogni essere vivente può essere il centro dell'universo. Il centro dell'universo può essere il Papa, ma il centro dell'universo può essere l'ultimo straccione della Terra. Ed è bellissimo distruggere le gerarchie e far capire che il centro dell'universo è l'individuo che in quel momento guarda l'universo. Ma c'è di più. Bruno distrugge anche le gerarchie tra gli esseri viventi, perché Bruno dice: la formichina più piccola e l'astro più grande, il Sole, hanno lo stesso peso nell'universo infinito, hanno la stessa dignità. Perché? Perché sono entrambi il centro dell'universo. Quindi il modo di ragionare è un modo di ragionare che sconvolge, distrugge, sradica le gerarchie che erano esistenti. E allora Bruno, distruggendo ogni falsa gerarchia, ci accompagna in un folle volo. Ricorderete il folle volo di Ulisse di Dante, no?
Io, ritrovando nella descrizione che Bruno fa di questo passaggio che adesso vi leggo, c'è proprio quest'idea della gioia di andare verso gli spazi infiniti dell'universo, che ricorda proprio le metamorfosi di Ovidio, no? Quando Ovidio tesse l'elogio di Pitagora, e quindi questo volo, no? Verso la conoscenza infinita. Vi leggo il passaggio della scena delle cene. Bruno dice: or ecco quello che ha varcato l'aria, penetrato il cielo, discorse le stelle, trapassati gli margini del mondo, fatte svanire le fantastiche muraglie delle prime, ottave, none, decime e altre che vi s'avesser potuto aggiungere sfere per relazione di vani matematici e cieco vedere di filosofi volgari. Così, al cospetto d'ogni senso e ragione, con la chiave di solertissima inquisizione, ha aperto quei chiostri della verità che da noi aprir non si posseano. Annudato la ricoperta e velata natura, ha donato gli occhi alle talpe, ha illuminato i ciechi, ha sciolto la lingua ai muti che non sapevano e non ardivano esplicare gli intricati sentimenti, ha risaldato gli zoppi che non volevano far quel progresso con lo spirito, e oggi dimostra quanto siano simili o dissimili, maggiori o peggiori, quei corpi che veggiamo lontano a quello che ne è appresso e a cui siamo uniti. E Bruno, in questo canto bellissimo del suo volo, che è un volo che gli riempie di gioia l'anima, contrariamente alla sensazione invece di un Pascal, come sapete, che nei pensieri di fronte all'idea dell'uomo solo nell'universo ha paura, mentre Bruno si esalta. No? Sono un po' i due atteggiamenti opposti, no? Dentro legittime reazioni che uno può avere a un modello o a un altro modello di vita o di filosofia o di pensiero. Ebbene, Bruno, proprio in questo nuovo inizio, liberando la Terra dal geocentrismo di matrice aristotelico-cristiana, comincia a distinguere tra verità e fede, tra filosofia e religione. Bruno dice: sono due campi, due terreni di intervento profondamente diversi. Vi leggo il passaggio. Bruno dice: Bruno distingue in maniera chiara tra Bruno dice, ai teologi spetta istituire leggi morali che abbiano per scopo la bontà dei costumi, il profitto della civiltà, il convitto dei popoli. E pratica per la comodità della umana conversazione, del mantenere la pace e di aumentare e accrescere le repubbliche. La verità delle cose, invece, delle speculazioni, riguarda solo e soltanto i filosofi. Quindi Bruno dirà ciò che poi Galileo in maniera sintetica spiegherà nella famosa lettera alla duchessa di Lorena, dove dice: i libri sacri ci spiegano come si va in cielo, ma non come va il cielo. Sono due cose diverse. Come va il cielo lo spieghiamo noi, scienziati. Come si va in cielo ve lo spiega il prete, se ci credete. È la libertà di ognuno. Poi, come sapete, questi due piani, no, sono talmente confusi che siamo dovuti arrivare a sentenze di tribunali e di corti costituzionali su alcuni temi della ricerca scientifica oggi, ma su questo ritornerò più avanti. Bene, Bruno, in maniera netta e chiara, prima di Galilei, dice: i libri sacri non parlano di filosofia. I libri sacri non parlano di scienza. Se voi volete sapere qualcosa di scienza, prendete la Bibbia o prendete il Corano, sbagliate in partenza, perché la Bibbia e il Corano non contengono niente di filosofia, non contengono niente di scienza. Invece, i libri sacri non descrivono i fenomeni naturali, non indagano il movimento degli astri. E quindi sarebbe folle considerare la frase famosa dell'Ecclesiaste: fermati o sole,
che era la frase su cui poi tutta la tradizione diceva che il sole girava intorno alla terra. No? Ebbene, Bruno distingue tra il mestiere del teologo e quello del filosofo. Ai teologi spetta istituire leggi morali per la civile convivenza, perché Bruno poi darà un valore positivo alla religione, ma a un certo tipo di religione. Lo vedremo tra poco. E le cose che dice Bruno sono di una attualità e di una straordinaria capacità analitica che serve anche a capire il presente. Ora, Bruno dice, ai teologi spetta istituire leggi morali, ai filosofi invece spetta indagare la verità della natura. Confondere i piani tra filosofia e teologia, come spesso ancora oggi qualcuno è tentato di fare, per dire che non ci può essere scienza senza fede, no? C'è qualcuno che pone ancora temi di questo tipo. Ebbene, confondere questi due piani, dice Bruno, significa sconvolgere i legami tra sapere e verità, tra religione e società civile. Ora, una volta mostrati gli effetti negativi della teologia sul piano della cosmologia e della filosofia della natura, Bruno cerca di riannodare i fili spezzati dalla violenza dei fondamentalismi religiosi che insanguinavano l'Europa del tempo, quei fili spezzati tra religione e società civile. Per Bruno la religione non nasce per onorare gli dèi. La religione nasce per far sì che gli uomini possano vivere in pace tra di loro. Se la religione viene meno a questo compito, non è più religione. Tradisce la sua anche radice etimologica. Infatti Bruno nel 1584 pubblica a Londra un testo meraviglioso intitolato Lo spaccio della bestia trionfante. Cosa vuole fare Bruno con questo testo, con questo dialogo? Bruno vuole riconciliare gli uomini con la divinità, vuole riconciliare la natura con le forze vitali che la animano, vuole riconciliare l'etica con la religione. Cosa fa Bruno? Immagina una riforma celeste dove Giove guarda il mondo, quello che sta accadendo sotto, e dice: figli miei, convocando tutti gli dèi, qui nel mondo c'è una specie di situazione ormai incontrollabile e noi dobbiamo intervenire, perché se no l'umanità diventerà sempre più disumana. Dunque Giove convoca questa assemblea degli dèi e Giove, convocando l'assemblea degli dèi, vuole rimettere al centro il tema che cos'è la religione e a cosa possa servire la religione. Giove tiene una conferenza a tutti gli dèi su questo tema. E cosa dice Giove? Giove dice che il senso della religione è racchiuso nella etimologia stessa della parola. Voi sapete che c'è un partito, perché ce ne sono anche altri partiti che danno altre interpretazioni, ma un partito che all'epoca era quello dominante, che faceva derivare il termine religio dal verbo che in latino significa religare, cioè tenere uniti. La religione diventa un cemento sociale. La religione quindi diventa una forza unificatrice, un cemento sociale che gli dèi creano non per essere onorati dagli uomini, ma per far sì che gli uomini possano convivere in pace tra di loro. Ebbene, questa definizione potrebbe prestarsi però a un equivoco. Per Bruno, religare non significa legare il singolo credente a Dio, come era nell'interpretazione di molti protestanti. Per Bruno religare significa legare l'uomo all'uomo, legare l'uomo alla comunità civile alla quale l'uomo appartiene. Giove lo dice con chiarezza
quando afferma che le leggi umane e le leggi divine concorrono al medesimo fine. E qual è il medesimo fine delle leggi umane e delle leggi divine? Significa favorire l'unità civile tra i cittadini, proteggere i più deboli, frenare i più forti. Questo dovrebbe essere il compito principale della religione. Giove dice: gli dèi non hanno bisogno di essere onorati per accrescere la loro gloria. Che uno ci prega non serve a niente. I riti e le cerimonie, e qui Bruno è molto d'accordo con Machiavelli, che già lo aveva scritto sia nel Principe sia nei discorsi sulla prima decada di Tito Livio, che è un testo che Bruno conosce molto bene e che riusa e, come dire, piega ad alcune sue visioni ancora più forti di quelle di Machiavelli. Ebbene, Giove dice: noi dobbiamo punire o premiare gli uomini non per il rispetto che gli uomini portano agli dèi. Noi dobbiamo punire o premiare gli uomini per il rispetto che questi uomini avranno per gli altri uomini loro simili o per le istituzioni civili che contribuiscono a tenere gli uomini uniti. Vi leggo il passaggio. È un passaggio di una modernità pazzesca, perché poi dopo da qui arriveremo anche al nostro presente, chiaramente. Cosa dice Giove? Che non creda che in modo alcuno gli dèi si sentono interessati in quelle cose nelle quali nessun uomo si sente interessato. Cioè a noi dèi interessano solo quelle cose che interessano agli esseri umani. Perché di quelle cose solamente gli dèi si curano, delle quali si possono curare gli uomini. E non per cosa che venga fatta o detta o pensata, per essi si commuovono o si adirano, se non in quanto per quello venesse a perdersi quel rispetto per cui si mantengono le repubbliche. Qui Giove sta dicendo: io non mi arrabbio se uno se la piglia con Giove, ma se uno prendendosela con Giove fa un danno a un'istituzione civile, io mi arrabbio. Quindi quello che sta a cuore degli dèi, quello che sta a cuore della religione civile di Bruno è la solidarietà tra uomo e uomo all'interno delle istituzioni civili. E però non minacciano gli dèi castigo e promettono premio per il male o il bene che risulta in essi, ma per quello che viene ad essere commesso negli popoli e nella civile conversazione, alle quali hanno soccorso con le loro divine, non bastandogli le umane leggi e statuti. Quindi gli dèi non si preoccupano se uno se la prende con gli dèi, ma gli dèi si preoccupano solo e soltanto se uno, facendo sgarbo alla religione, fa sgarbo al suo simile e alle istituzioni nelle quali vive. Pertanto è cosa indegna, stolta, profana e biasimevole pensare che gli dèi ricercano la riverenza, il timore, l'amore, il culto e il rispetto dagli uomini per altro buon fine e utilitate che degli uomini medesimi. Gli dèi vogliono essere rispettati solo perché la paura delle leggi divine possa facilitare l'applicazione delle leggi sulla terra. Capite quello che vi voglio dire? È molto semplice questo discorso. Atteso che, essendo gli dèi gloriosissimi in sé, hanno fatto le leggi non tanto per ricevere gloria, quanto per comunicare la gloria agli uomini. Mi pare che più chiaro di questo, no? Bruno faccia vedere il peso civile della religione. Infatti adesso vedremo tra poco che per Bruno il culto, come proprio per Machiavelli, serve a mantenere unita la gente. Bene, la posizione del Nolano quindi ci fa capire che se per Lutero e Calvino la religione si concretizza in un legame individuale tra l'uomo e Dio, fondato esclusivamente sulla fede e non sulle opere, voi sapete che c'è il tema che tu non ti salvi con le opere, perché purtroppo il protestantesimo deve reagire alla vendita delle indulgenze della Roma corrotta, no? La Roma corrotta è: tu sei un gran signore che hai fatto l'evasione fiscale, paghi un po' di soldi al Papa e il Papa ti manda in paradiso. Bene, allora reagiscono sotto questo tipo di ragionamento reagiscono
i protestanti e dicono: no, tu puoi fare o il bene o il male, se sei predestinato, se la grazia ti tocca vai in paradiso, e se no niente. Ora Bruno capisce però che questi due tipi di ragionamenti comunque presuppongono un grande problema. E Bruno dice che i meriti e le condanne gli dèi le distribuiranno solo in base alle nostre opere. Che vuol dire? A ciò che avremo fatto contro o a favore della coesione sociale. La posizione del Nolano, come ricordavo prima, è una posizione che riprende alcuni temi dei discorsi. Quando Machiavelli fa l'elogio della religione dei Romani, Bruno riprende l'elogio della religione dei Romani nello spaccio, la gloria della Roma repubblicana dove stava? Stava proprio nell'aver saputo stimolare attraverso il rispetto divino l'amore per la patria e per le leggi. A Roma non è che la Repubblica glorificava gli eremiti che pregavano gli dèi nei templi, glorificava il centurione che si era battuto per Roma, per gli ideali civili di Roma. In questa epoca, quindi, la religio, dicono Machiavelli e Bruno all'epoca dei Romani, ha manifestato tutta la sua potenza civile, la sua capacità di religare, di tenere uniti i popoli. Quindi la funzione civile della religione si lega intimamente a una religione capace di essere in sintonia con la natura. E questo è l'altro tema bellissimo di Bruno, no? Bruno stravolge la visione di una religione dove la divinità è fuori dalla natura. Tant'è vero che Bruno prende in giro l'idea delle reliquie, no? È possibile venerare, che ne so, un mezzo braccio di uno che si supponeva essere santo, quando poi, voi sapete, degli storici hanno fatto delle indagini e hanno messo insieme tutti i pezzi di reliquie di un solo santo, che aveva 7 gambe, 29 braccia, 5 mani, perché ognuno aveva un pezzo di quel santo, però poi dopo, messe insieme tutte quante, si capiva l'imbroglio. Poi del resto Boccaccio l'ha spiegato bene la famosa novella, no, di Frate Cipolla, che significava della penna dell'agnolo Gabriello o dei carboni di San Lorenzo. Detto questo, ora la divinità per Bruno non abita fuori dall'orizzonte mondano. E questa è una cosa bellissima. La divinità abita e anima all'interno tutto ciò che esiste. Ecco perché la religione di Bruno non è una religione, come dire, trascendente, di un Dio che dall'esterno crea. Per Bruno la divinità è qualcosa che sta dentro le cose, dentro la materia, dentro le cose che vivono qui. E questo immanentismo che si lega in maniera perfetta alla sua visione civile. E infatti, dice Bruno, gli egizi erano molto più lungimiranti di noi. Perché? Perché, dice Bruno, venerare una croce o venerare un animale, è meglio venerare un animale perché è una cosa vivente. Guardate quanto è bello questo passaggio dell'elogio degli egizi che fa Bruno. Conoscevano quei savi, gli egizi, Dio essere nelle cose. E la divinità latente nella natura, operandosi e scintillando diversamente in diversi soggetti e per diverse forme fisiche, con certi ordini, avvenire partecipi di sé, dico dell'essere, della vita, dell'intelletto. Ecco dunque come mai furono odorati i coccodrilli, i galli, le cipolle, le rape. Ma gli dèi e le divinità in coccodrilli, galli e altri, la quale in certi tempi e in certi luoghi successivamente insieme si trovò, si trova e si troverà in diversi soggetti, quantunque siano mortali. Ma che vuol dire? Questo passaggio è bellissimo perché Bruno dà ancora dignità a tutti gli esseri viventi. La divinità abita in ciascuno di noi, perché è quella forza vitale che anima tutte le cose. Abita nell'essere più povero e abietto dell'universo, come nell'essere più ricco e più grande dell'universo. Tutti e due hanno la stessa dignità, non solo perché sono il centro dell'universo, ma perché sono abitati dalla divinità. Quindi Bruno ancora una volta spazza le gerarchie. Alla luce della separazione tra religione e società civile,
tra divinità e natura che era stata operata. Il cristianesimo, e questa è la critica che Bruno fa al cristianesimo, in tutte le sue diverse espressioni ha contribuito a due cose negative. La prima, a devalorizzare la vita terrena. Cosa ha fatto il cristianesimo? Ha detto: non vi preoccupate, soffrite su questa terra perché poi gli ultimi saranno riscattati nell'alto dei cieli. Negare l'importanza delle opere, quello che tu fai conta poco, perché c'è la grazia di Dio che ti tocca. E invece Bruno dice no, Giove dice no, se tu ti comporti bene o ti comporti male, lì tocca la grazia e lì io ti do il premio o il castigo. Ebbene, la religione viene collocata quindi all'interno di un orizzonte naturale, di uno spazio mondano, civile, in cui i riti e le cerimonie possono essere al servizio della coesione sociale. Proviamo ad applicare all'oggi la visione civile di Bruno. Esempio. Giove, sulla base dei passaggi che abbiamo letto poc'anzi, Giove dice: bestemmiare Giove non è peccato. Bestemmiatemi quando volete. Io non condanno un uomo perché mi bestemmia. Io condanno un uomo invece che turba la pace sociale o che deruba lo Stato. Se dovessimo attualizzare quindi, vi farei qualche piccolo esempio concreto. Giove non scomunicherebbe i parlamentari che firmano le leggi a favore del divorzio e dell'aborto. Giove scomunicherebbe i parlamentari e i preti che fiancheggiano i mafiosi e i delinquenti. Giove non scomunicherebbe quei sindaci che celebrano i matrimoni gay, ma Giove scomunicherebbe i sindaci razzisti con gli elmi e con le spade che fomentano la caccia agli extracomunitari e instillano odio e violenza nei giovani. Giove non scomunicherebbe le coppie che vivono fuori dal matrimonio o che si sono divorziate, ma scomunicherebbero quei politici e quei cittadini che depredano le casse dello Stato. Giove non scomunicherebbe gli scienziati che studiano le staminali, ma scomunicherebbero i dirigenti di aziende che inquinano favorendo e ingrassando l'andrangheta e la mafia nel mezzogiorno d'Italia. Perché non vi ricordatevi una cosa. Perché ricordatevi una cosa, se esistono dei delinquenti al sud, se esistono delle persone immonde che per fare soldi uccidono e sono pronti a qualsiasi tipo di atto orribile, e questi si chiamano 'ndrangheta, mafia, camorra, esistono anche degli imprenditori disonesti al nord che hanno dato all''ndrangheta del sud. No, che hanno dato da smaltire rifiuti tossici che dovevano essere pagati fiori di soldi di quei profitti, e per guadagnare su quella cosa hanno preferito ingrassare l''ndrangheta e hanno preferito far venire i tumori nella terra dei fuochi che i bambini che nascono nei terreni inquinati dai detriti tossici. Questo è un tema forte su cui discorso. Ora andiamo al tema che ci interessa, tollerare. Dentro questa concezione che abbiamo visto della scienza, della letteratura, della religione, tollerare non significa, perché tollerare è un termine ambiguo, tollerare è un termine che può avere un corno, come dire, della sua interpretazione, della sua etimologia, che possa assolutamente dire il contrario di quello che stiamo dicendo. Ma io lo uso nell'accezione di come si usava nel Cinquecento. Tollerare non significa fare una concessione all'altro, quindi sopportare qualcuno, perché questa è una concezione negativa. Ma nell'accezione storica del termine tollerare, quando scoppiano le guerre di religione, tollerare significa avere
un principio che nasce in se stessi, che vive all'interno di noi stessi. E qual è questo principio? Un principio che nasce dalla presa di coscienza che nessuno di noi possiede verità assolute. Questo è il senso forte della parola tollerare. Nasce dal fatto che la verità non esiste se non in quanto ricerca della verità e non come possesso della verità. In questo senso tollerare significa essere coscienti dei propri limiti, significa essere consapevoli che la nostra verità è pur sempre una verità relativa ed è una verità che richiede sempre e comunque un dialogo, un confronto con l'altro. Ma rinunciare alla nozione di verità assoluta, come gli spacciatori di verità ci vogliono far credere, perché gli spacciatori di verità cosa ci vogliono dire oggi? Che in un mondo di incertezze l'uomo va allo sbando e ci dicono l'uomo ha bisogno nell'incertezza di avere una verità ferma a cui guardare. Poi uno gli chiede qual è questa verità? È quella che ti dico io, dice lo spacciatore di verità, è quella che ti dico io, solo la mia. E allora qui c'è qualcosa che non torna però, perché ci sono tanti spacciatori che dicono che la verità è quella sua. Come facciamo noi a sapere? Questo è un tema molto forte, molto grosso. Allora, rinunciare alla nozione di verità assoluta, di cui si nutrono i fanatici e i fondamentalisti, non significa rinunciare alla ragione, non significa rinunciare alla visione critica delle cose, non significa abbracciare il nichilismo o l'irrazionalismo. Questo è un discorso su cui gli spacciatori di verità ci volevano fregare. In che senso ci volevano fregare? Cioè nel senso di farci capire che l'opposizione è tra lo spacciatore di verità e il nichilismo. No, no. Noi siamo in un altro tipo di posizione. Ci sono due opposti, e qui viene spiegato bene, cioè tra coloro i quali credono che ci sia una sola verità e coloro i quali credono che non ci sia nessuna verità. E chi crede in una sola verità o crede che non ci sia nessuna verità sono opposti ma complementari, arrivano allo stesso risultato. Tra questi due estremi c'è l'estremo di chi dice io credo nella verità ma credo nella ricerca della verità. Giordano Bruno, che era uno che ha distrutto le verità assolute, per la sua verità ha dato la vita. Quindi non è vero che sostenere la ricerca della verità significa scivolare nella negazione delle verità. Bruno era convinto di una verità per la quale si batteva, però era anche convinto che quella verità andava messa in discussione ogni giorno. Ebbene, la biografia di Bruno testimonia questa cosa e mi avvio alla conclusione. Perché la testimonia? Perché per difendere la sua nuova filosofia Bruno non ha esitato ad accettare il sacrificio estremo della vita per difenderla. Le proprie idee, dice Bruno, si difendono con la testimonianza, non con la violenza e con l'imposizione. Io non posso obbligare nessuno a pensarla come me, posso testimoniare le cose in cui credo e da questa testimonianza, dal confronto delle testimonianze, può venire fuori quella scintilla che ci può orientare nelle scelte che facciamo. Ma Bruno però dice un'altra cosa. Non è la violenza la strada, non è la costrizione, la coercizione che può rendere gli uomini più umani. Ecco perché, come nei filosofi classici, e qui Pierre Hadot lo ha spiegato benissimo in un libro meraviglioso, il legame tra filosofia e biografia, tra pensiero e maniera di vivere, diventa essenziale. Qui Bruno ci dice con molta chiarezza, io devo vivere profondamente in coerenza con le cose in cui credo e con le cose che penso. Ora, per Bruno separare la vita dalla filosofia e separare la filosofia dalla vita significherebbe ridurre la filosofia a un vile mestiere e la vita a una banale rincorsa di falsi valori.
dalla cosmologia alla filosofia della natura, dalla religione alla letteratura, perché Bruno anche nella letteratura fa una rivoluzione straordinaria. Bruno prende Aristotele e dice nella Poetica, voi sapete, la Poetica di Aristotele cosa fa? Separa e divide nettamente tra tragedia e commedia. Nella tragedia personaggi alti, linguaggio alto e, come dire, temi alti. Nella commedia personaggi bassi, linguaggio basso e temi della vita quotidiana. Bruno invece fonde tragedia e commedia, proprio perché non esiste più il punto di vista assoluto che ci possa permettere di distinguere nella nostra vita di tutti i giorni ciò che è tragedia e ciò che è commedia in maniera assoluta. Ricorderete tutti quello scenario che abbiamo visto nel famoso 11 settembre. Gli aerei entravano nelle torri di New York e c'erano pianti, lacrime e disperazioni in una parte dell'universo, ma c'erano anche delle piazze in festa per la stessa cosa. Bruno fa capire che dividere la realtà in schemi opposti non aiuta a capire le cose sono molto più complesse di questo sistema. A un certo punto nel Candelaio, che è una sua commedia, Bruno, un personaggio, vede una scena e dice: ma guarda quei due, non ti fanno ridere? E l'altro dice: sì, a te viene da ridere, ma per quei due, se tu fossi al loro posto, non ci sarebbe niente da ridere, perché quella scena che stanno vivendo è drammatica. La stessa scena può essere comica per alcuni e tragica per altri. Ora Bruno si esprime parlando sempre al plurale. Questa è la bellezza della sua filosofia. Non esiste la filosofia, ma le filosofie. Non esiste la lingua, ma le lingue. Non esiste la religione, ma le religioni. Non esiste la letteratura, ma le letterature. Ebbene, oggi, in un contesto brutale come il nostro, abbiamo avuto un esempio di come quei saperi ritenuti inutili, come la filosofia, la letteratura, la pura speculazione, perché anche la scienza soffre della stessa cosa, non la scienza applicata, ma la scienza come ricerca di base, la scienza non stimola, la scienza degli Einstein. In questo libricino, L'utilità dell'inutile, ho pubblicato un saggio molto bello di un fondatore di uno dei più grandi istituti scientifici del mondo, che è l'Institute for Advanced Study di Princeton. Nato questo istituto con uno scopo preciso, di dire agli scienziati: venite, sedetevi in una stanza, pensate, senza nessuna forma di utilitarismo, senza nessuna pressione di dover inventare qualcosa per fare soldi. State lì e pensate. Ebbene, dice Flexner, l'Institute for Advanced Study è stato un faro nel mondo. Voi sapete che Einstein, Oppenheimer, i grandissimi scienziati sono passati di là. Ma le grandi rivoluzioni, chi le ha fatte nella storia della scienza? Li hanno fatti quegli scienziati liberi, quegli scienziati che non avevano condizionamenti, quegli scienziati che pensavano come Galileo, Bruni, Newton, che non c'era nessuna industria farmaceutica che gli dava i soldi perché bisognasse fare un prodotto da immettere sul mercato. Certo, la scienza applicata fa dei progressi, sarebbe stupido non riconoscerlo, ma le grandi rivoluzioni degli Einstein, se noi non finanzieremo la ricerca di base, non l'avremo più. Un esempio chiaro che ci dà Flexner, qual è? È l'esempio proprio che viene dall'invenzione di quella cosa che ha rivoluzionato la cultura del Novecento, cioè la radio. E noi diciamo: chi ha inventato la radio? Marconi, risposta. Flexner dice: molto più complicato, perché se non ci fossero stati due pazzi prima di Marconi, di nome Maxwell ed Hertz, che avessero inventato le onde elettromagnetiche con dei calcoli teorici, se uno avesse chiesto a Maxwell o a Hertz: ma a che servono le cose che stai facendo? Avrebbero detto: a niente. Così, mi diverto per pura curiosità. Ma se non ci fossero stati questi due che lavoravano per il niente, per il cosiddetto inutile, tra virgolette, noi non avremmo avuto le grandi rivoluzioni che poi sono venute attraverso Marconi. Allora, questo che vuol dire? Vuol dire che oggi la nostra battaglia è la stessa battaglia che Bruno ci ispira. Io ho citato un passaggio bellissimo di Bruno, dove Bruno dice:
dice a un certo punto qual è il dramma al quale noi andiamo incontro quando, ecco qui, speriamo che lo ritrovo perché l'ho perduto, mi date un minuto di pazienza. Ecco, allora, scusate, non riesco a trovarlo. Vabbè, ve lo sintetizzo io. Bruno dice a un certo punto che quando la scienza, quando la filosofia, quando i saperi sono stati corrotti dall'emergenza, dalla necessità di fare soldi, di fare denaro, e allora il sapere ha cominciato a servire. Ma servire cosa significa? Servire non significa, perché uno la prima cosa che fa, tu che fai? Studi lettere, a che serve? A che serve la poesia? Ma Bruno dice, attenzione, quando un sapere serve, nel senso di servire, vuol dire che è servile, vuol dire che praticamente è subalterno a qualche cosa. Ma i veri saperi non devono essere subalterni a niente, perché se noi abbiamo saperi subalterni alla logica che oggi domina, nella nostra società cosa viene ritenuto utile, cosa viene ritenuto inutile? Nella nostra società viene ritenuto utile solo ciò che produce profitto, soldi. Questa cosa non produce soldi e allora è inutile. E non è un caso che i governi, quando bisogna tagliare, dove tagliano? La scuola, l'istruzione, l'università, le biblioteche, gli scavi archeologici, gli archivi di Stato, la ricerca di base, tutto ciò che non produce soldi è inutile. Ma siamo arrivati in questo paese alla vergogna di chiamare i nostri monumenti, la nostra bellezza, giacimenti. Ma perché li chiamano giacimenti? Perché sono il petrolio, e se non fossero il petrolio lo dovremmo buttare giù il Colosseo. Perché il Colosseo serve solo se ci fa fare soldi, ma se non ci fa fare soldi lo buttiamo giù. Ma questo è l'umanità che noi vogliamo creare, questo è il paese al quale noi dobbiamo arrivare. Ebbene, le riflessioni di questi grandi filosofi ci fanno capire proprio queste cose, cioè che oggi noi abbiamo una battaglia da sostenere, proprio come Bruno l'ha sostenuta nel suo tempo. E la nostra battaglia è quella di rivendicare l'importanza vitale di quei saperi che la nostra società ritiene inutili perché non producono profitto, ma che sono fondamentali per far sopravvivere l'umanità e soprattutto per rendere più umana l'umanità. Perché oggi ci dicono, voi siete di fronte a una crisi economica, io non ho i soldi per dare alla scuola i soldi. Qual è il ritornello in ogni talk show? Dove li prendete i soldi? Questo è il ritornello. Ma io non ho sentito nessuno che dice una cosa. La Corte dei Conti ha spiegato chiaramente che noi spendiamo 80 miliardi all'anno di corruzione. Voi sapete che significa 80 miliardi all'anno di corruzione? Vuol dire che dovete costruire una strada tra Spoleto e Perugia. In un paese normale costa un euro a chilometro, qui deve costare 2 euro a chilometro. Perché? Perché c'è la banda dei 4, dei 5, che quell'euro in più se lo devono dividere. Ma voi sapete quanto sono 80 miliardi? 80 miliardi sono il doppio di quella manovra dove ci hanno assassinato qualche anno fa, di 40 miliardi. Ma non basterebbe costruire un'umanità dove noi educhiamo i giovani all'amore per il bene comune? Non basterebbe costruire un'umanità dove noi educhiamo i giovani che nel momento in cui diventano classe dirigente, quando qualcuno va a corromperli, chiamano la Procura della Repubblica e li denunciano? Perché quei soldi lì sono i soldi della comunità, li potremmo investire nelle scuole, li potremmo dare agli ammalati di SLA, perché è una vergogna che agli ammalati di SLA si negano i soldi e poi abbiamo dato 4 miliardi al Monte dei Paschi di Siena, 4 miliardi al Monte dei Paschi di Siena, dove dei delinquenti hanno speso quei soldi comprando delle banche false che non valevano niente, per dividersi il surplus. Ma allora questo è il mondo che noi vogliamo costruire. E a questo servono i saperi inutili. Servono innanzitutto a far capire ai nostri giovani che la gratuità e il disinteresse è un valore essenziale e forte dell'umanità. Che se noi perdiamo il gusto della bellezza, che vuol dire il gusto della bellezza?
Io lo dico sempre ai miei ragazzi a scuola. Che vuol dire il gusto della bellezza? Vuol dire che se io vado ad ascoltare un concerto di Vasco Rossi o di Franco Battiato, esco felice da quel concerto, ma non è che ho le tasche piene, anzi mi ho pagato il biglietto per entrare. Ci può essere una felicità che non è legata al guadagno dei soldi, che è una cosa illusoria? E perché queste cose in questa società vengono mortificate? Perché quando si tagliano queste cose qui e non si taglia, nessuno è disponibile a tagliare i soldi che vengono depredati alle casse dello Stato? Giove oggi interverrebbe duramente contro i signori che fanno queste cose. Sarebbero loro a essere scomunicati, non i poveri cristiani che peccano facendo sciocchezze. Questo è il tema principale su cui insistere e riflettere. Quando oggi le scuole e l'università, che dovrebbero essere il faro dove questi valori morali dovrebbero circolare, ma i nostri ragazzi siamo in grado di far capire che a scuola e all'università non si va per prendere un diploma e per prendere una laurea, ma a scuola e all'università si va per diventare migliori. Ma è possibile che questo non si possa far capire ai giovani? E se i giovani non lo capiscono, non è colpa loro, è colpa di noi che insegniamo, è colpa di una società che gli fa capire che se tu devi muovere un piede, devi muovere una mano, devi aprire la bocca, se non hai un ritorno di guadagno, vuol dire che praticamente tu non hai realizzato il tuo obiettivo. Ma è possibile che i ragazzi devono andare a scuola e la prima cosa che devono dire, ascoltare iscrivendosi all'università, è di misurarsi con crediti e debiti? È una vergogna che già la logica economicistica li corrompa nella culla, cioè li corrompa a scuola. Crediti e debiti, ma non si potrebbero chiamare in un'altra maniera? Cioè, ma vi pare ragionevole che in un'Europa che dobbiamo costruire, lasciamo stare appunto poi dopo i sussulti di quei signori con i cappelli, con gli elmi, con le spade, no? Quelli che gridavano Roma ladrona, poi sono diventati più ladroni della Roma ladrona, no? Però questi signori dove fondano il loro populismo? Lo fondano proprio sul fatto che c'è una classe dirigente, che è una classe dirigente che non è all'altezza della situazione, che è corrotta. È qui che si inserisce il populismo. Ebbene, se noi riuscissimo a far capire che bisogna purificare anche il linguaggio, bisogna cambiare il linguaggio, perché il linguaggio non è mai neutrale. Perché i presidi di una scuola si devono chiamare dirigenti scolastici? Perché i prodotti, perché la ricerca di un professore che va valutato deve essere prodotto, il prodotto? Io presento i prodotti per farmi valutare. Ma che stiamo scherzando? Ma le scuole e l'università possono essere delle aziende, ma i nostri studenti possono essere dei clienti. Ebbene, il tema di questo libro è un tema che grida usando la parola dei classici e mostrando, come ho fatto oggi, come ancora leggere i classici non serve per prendere un voto, non serve per prendere una laurea, serve per capire il presente, perché dalle cose che abbiamo letto di Bruno, noi abbiamo parlato dell'oggi, non delle guerre di religione dell'epoca del Cinquecento. Ecco quello che sarebbe importante. Purtroppo la scuola e l'università, l'educazione dei giovani, non sta a cuore dei nostri governanti. Questo è un punto forte che bisogna dire. Bene, io penso che noi, come Bruno ci insegna, dovremmo, come dire, impegnarci in una battaglia civile per far capire queste cose e ritrovare i veri valori. La dignità dell'uomo, dice Bruno, non sta nei soldi che l'uomo guadagna. La dignità dell'uomo sta nei valori che noi siamo capaci di abbracciare e di far passare in ogni gesto semplice e umile della nostra vita quotidiana. Anche nelle azioni più umili e più semplici della nostra vita quotidiana, se noi applichiamo le cose in cui crediamo, diventa certamente più forte. Chiudo con una citazione bellissima che ha molto orientato la mia vita quando l'ho letta, e viene da un romanzo, ancora una volta per farvi capire quanto la letteratura possa essere utile, quanto ciò che questi signori ritengono inutile possa illuminare il nostro presente. C'è a un certo punto un passaggio bellissimo in un romanzo di Calvino intitolato Le città invisibili. C'è un dialogo meraviglioso tra Kublai Khan,
il grande Kublai Khan che aveva conquistato spazi infiniti nell'epoca, e dall'altra parte il grande viaggiatore veneziano Marco Polo. Kublai Khan conquista ma non conosce le città che ha conquistato. Marco Polo, da viaggiatore, viaggia in queste città, torna alla corte di Kublai Khan e gli racconta le città che ha visitato. In una di queste città, a un certo punto, il dialogo, il discorso scivola sul tema dell'inferno. Che cos'è l'inferno? Guardate quanto è bello questo passaggio. L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno è quello che è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni e formiamo noi stessi stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui. Cercare e saper riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno, e farlo durare e dargli spazio. Io penso che rileggere i classici, rileggere questi grandi filosofi, questi grandi letterati, possa aiutarci a capire chi e cosa in questo momento non è inferno, per farlo durare. Grazie. Io penso che questo lungo applauso valga più di qualsiasi commento, intanto per la passione che il professore ha messo e che chiaramente ci ricorda gli eroici furori del nostro. È così forte questo senso della vita, questo senso delle cose nelle parole che ci ha ricordato, che però bisognerebbe anche ricordare sempre che questo nostro Nolano proprio per questo è stato bruciato vivo, e che di solito no, il saggio nella classica società dei pazzi, dei pazzi, no, però, viene considerato questo pazzo. Questo è vero, però hanno bruciato il corpo, certo. Ma oggi noi siamo la testimonianza che le sue idee continuano a vivere, e questa è la bellezza, che tu puoi bruciare i libri, puoi bruciare i corpi, ma le idee non si bruciano. Le idee rimangono e continuano a contaminare. Questo è il punto bello. Sicuramente. Purtroppo sì, anche troppo. Sì, sì. Prego, prego, prego. Io non solo la ringrazio sul piano personale, come farebbe ognuno dei nostri concittadini, per quello che ci ha dato di conoscenze e del pensiero di Bruno che si riflette sull'oggi, ma una cosa che voglio portare a conoscenza sua e dei miei concittadini, che Giordano Bruno a Foligno è stato ucciso una seconda volta. Quindi non solo è stato bruciato, come sappiamo, il 17 febbraio del 1600 in Campo dei Fiori con tanto di mordacchia. Per chi non lo sapesse, la mordacchia era uno strumento infernale che si metteva in bocca perché non si potesse urlare gli ultimi pensieri. A Foligno Giordano Bruno è stato ucciso una seconda volta perché la politica clerico-fascista del 1927 che imperava in quel momento ha fatto sì che il podestà Romolo Raschi, su pressione di Michele Faloci Pulignani, togliesse da una piazza bellissima che sta qui a 30 metri, che oggi si chiama Piazza San Domenico, il nome che i nostri risorgimentali avevano dato a quella piazza col nome di Giordano Bruno. Ma non è solo questo. La conoscenza, quindi ucciso una seconda volta, è che nel mettere su la lapide Piazza San Domenico, il Romolo Raschi
ha coperto, sta il nome di Giordano Bruno, sta sul retro. Ora, siccome quella lapide deve essere rimessa su tra breve, io, oltre a portare a conoscenza del professore che a Foligno è stato ucciso una seconda volta Giordano Bruno, vorrei che i miei concittadini facessero pressione su chi sarà eletto sindaco fra un mese e mezzo, perché quella piazza, uno, o ritorni alla gloria del pensiero di Giordano Bruno, e questo sarebbe il massimo, o perlomeno che quella lapide non torni su coprendo in eterno il nome di Bruno, ma che sia messa in una teca pubblica dove si possa leggere da entrambe le parti, da una parte Piazza San Domenico e dall'altra Giordano Bruno, in modo che ognuno sappia che in quel momento storico è stato fatto questo ulteriore sgarbo al grande pensatore di Nola. Altri? Grazie professore. Le sue parole così appassionanti mi hanno fatto rivivere quasi storicamente quello che può avere provato Giordano Bruno mentre ardeva in Campo dei Fiori. Il terzo millennio è cominciato con una guerra di religione. La globalizzazione ormai la viviamo tutti i giorni. E comunque siamo in una regione dove si terrà nel 2019 auspicabilmente il Festival della Cultura, cioè città, Assisi e Perugia saranno città della cultura. Riflettendo su quello che ha detto lei, io lo chiamerei più che altro le città del sapere, perché forse la cultura diventa, in un mondo così globalizzato, dove nel terzo millennio si va ancora verso una globalizzazione delle religioni, ma in forma, come dire, di guerra, forse riflettere anche su questi temi sarebbe interessante. Altri ancora? Sì. Professore, da ciò che ho capito, Bruno usava la ragione per distinguere. Quindi il metodo che usa la ragione serve a distinguere. Ma non pensa che tra le cose utili, inutili, che possono essere utili, bisogna fare una distinzione, come diceva Bruno, perché la ragione serve a distinguere. Non crede che ci siano delle cose utili che possono essere pericolose, quando, come lei sa, tutte le verità, anche quelle scientifiche, sono verità probabili, forse oggi potremmo dire anche prevedibili. Perché prevedibili? Imprevedibili. Perché pongono dei problemi, cioè la libertà scientifica o filosofica può essere illimitata o deve essere limitata da un'etica della responsabilità, ma questo è un altro problema. Ora, tra le conoscenze inutili, ci possono essere delle conoscenze pericolose quando si cerca, come certe speculazioni religiose, una verità incontrovertibile. Certo. Allora, ci sono allora delle conoscenze inutili e utili, no, cioè conoscenze che sono inutili. Ecco. Sì, però... Non tutte le conoscenze inutili sono utili. Ecco, no, questo. Allora, io non ho capito bene un po', perché poi il problema di usare, io nel libro lo spiego con chiarezza, utile e inutile sono due termini che vanno utilizzati in un contesto, per capirci. Allora, quando io dico oggi, perché il titolo del libro è L'utilità dell'inutile, perché oggi la nostra società ritiene inutili quei saperi che non producono profitto. È chiaro? La filosofia produce soldi? No. E allora è inutile. La letteratura produce soldi? No. E allora è inutile. La scienza di Maxwell ed Hertz, all'epoca quando facevano i pazzi, produce soldi? No. E io devo pagare Einstein, è giusto che lo pago per divertirsi con le cose che vuole fare lui? No, non lo pago. Allora, questo tipo di ragionamento in questa società sta uccidendo tutte le cose creative che hanno fatto grande l'umanità.
non solo, ma che hanno reso l'umanità più umana. Dopodiché, quando io parlo di utilità di queste cose, non parlo utilità nel senso di utile, cioè di soldi, di fare un utile. L'utilità di questi saperi inutili è che migliorano l'umanità, fanno l'uomo più umano, che rendono migliore gli esseri umani. Questa per me è l'utilità che conta. Se lei va a parlare invece con quel signore ministro che dice che con la cultura non si mangia, quel semianalfabeta, che era amico di quei signori con le spade che si comprano le lauree con i soldi dello Stato in Albania, bene, quei signori lì, se lei va a fare questo ragionamento, diranno che lei è pazzo. Perché? Perché se la pancia non è piena, c'è un bellissimo, purtroppo non l'ho portato, c'è un bellissimo sonetto di Belli, della Roma papalina, intitolato Er mercato de Piazza Navona, dove a un certo punto c'è un signore che va a Piazza Navona, vede i bicchierari, tutte le bancarelle, un po' come sono nelle piazze di Foligno, no? Poi a queste bancarelle, come c'è nella piazza principale, c'è pure le bancarelle con i libri. E quello dice, ma che ce vengono a fa questi coi libri alle bancarelle? Perché? Dice. Dice alla gente, fate un esperimento. Se tu c'hai fame e prendi un libro in mano, dopo che l'hai preso in mano, sta fame è diminuita, t'aumenta o l'hai appagata? Per dirti che quando prendi il libro in mano, che non serve a niente, la fame rimane fame. E allora, dice Belli, bisogna stare attenti a quello che diceva il prete nella missione. Li libri non son roba per cristiani, figli, per carità, non li leggete. Perché qual è il risultato finale del discorso di Belli? È che quando tu parli alla pancia, come fanno i populismi, per dire se hai la pancia vuota, che te ne frega che Pompei crolli? Se hai la pancia vuota, perché ti devi leggere un libro? Perché ti devi istruire se tu non mangi? È la maniera che per secoli il potere, come Belli fa vedere, il prete rappresenta la Roma papalina, no? Al potere conviene che tu rimani ignorante, che non leggi i libri, perché ti fa credere meglio quello che vuoi. Ecco perché dico che utile e inutile, se noi non lo collochiamo in un contesto, non ci comprendiamo più. Io lo colloco in un contesto ben preciso. L'utile per me è far diventare gli uomini migliori e per questo abbiamo bisogno di ciò che questa società ritiene inutile. Per me la filosofia non è inutile, è fondamentale. Capisci quello che le voglio dire? Siamo d'accordo. Ecco, ma allora, su questo punto qui, mi pare che se lei la mette su questo piano qui, diciamo la stessa cosa. Ecco, questo è il punto. Grazie. Grazie. Benissimo. C'è il signore che vuole dire qualcosa. Prego. Io intanto la ringrazio. Lei ha dipinto la nostra società che in un modo tale che non ha nulla da invidiare a quella del Cinquecento. Lascerebbe pensare che il futuro sia tragico come il passato. Però io sono speranzoso, perché finché ci sono persone che parlano come lei ed altre che sono disposte ad ascoltarle e si entusiasmano, ho fiducia. Grazie. No. No, voglio solo dire una parola di commento al signore col quale mi congratulo, perché in maniera semplice e chiara ha spiegato forse una cosa che dentro di noi sentiamo e che a volte non riusciamo a spiegare bene. Molti mi hanno chiesto, leggendo questo libro, ma lei è pessimista? Fa un quadro drammatico della situazione. No, io non sono pessimista, perché io continuo a credere nella forza e nel valore educativo della cultura e del sapere. Questo è il punto. Cioè, tutto sta a fare la battaglia, tutto sta a fare la battaglia su questi temi e a non abbassare le braccia, perché noi abbiamo davanti una responsabilità. Se noi non facciamo una campagna per ristrutturare il sistema dell'educazione del nostro paese, che è un sistema dell'educazione che le ultime riforme hanno completamente fatto declinare verso il basso, pensando che questo potesse favorire i nostri giovani. Cioè, quando tu riduci un liceo a una scuola media, un'università a un liceo, uno dice, giovani, venite a scuola, così vi divertite. Ma questa è una pedagogia di deficienti.
è una pedagogia di gente che non ha capito nulla della vita, e le recenti riforme sono andate tutte in questa direzione. Ai giovani bisogna dire con chiarezza una cosa che qualsiasi classico spiega, cioè che il sapere non è un dono, il sapere non è un regalo, il sapere è una faticosa conquista, ma in quella conquista c'è la gioia. La gioia non viene prima, la gioia viene dopo. Il ministro Berlinguer ha scritto un libro recentemente, io ieri ho fatto un dibattito a Roma con lui, dove dice basta con questi licei dove c'è la sofferenza, dove i ragazzi vengono scoraggiati, eccetera, eccetera. Come se il ministro volesse dire, benissimo, allora per imparare cosa devi fare? Scherzando e ridendo. No, imparare significa sacrificarsi per imparare, ma da quel sacrificio, tu poi avrai la gioia immensa del conoscere. Wittgenstein scrisse una cosa bellissima, che io quando vivevo nella casa dello studente, nell'Università della Calabria, avevo affisso al muro di quella casa dello studente, e dice: io non sono fiero delle cose che ho imparato, ma sono fiero del prezzo che ho pagato per imparare, perché è quel prezzo che oggi mi dà il diritto alla parola. E questa è la bellezza, e ognuno di noi è fiero quando una cosa la conquista. Il sapere non è un dono, ma è comunque una faticosa conquista. Basta leggere il Simposio di Platone, qui c'è una collega classicista di Perugia molto brava, basta leggere quel Simposio di Platone per capire queste cose. Prego. Io volevo soltanto tornare un istante sull'epiteto che ha dato al ministro, diciamo, all'epiteto che ha dato al ministro, che con idiota, una cosa del genere, che con la cultura non si mangia. L'esempio è venuto eclatante 3 giorni fa a Londra, un museo ha esposto dei reperti archeologici etruschi di Cerveteri. Da Cerveteri. Uno va a Cerveteri, vede solo una plaga deserta e piena di erbe. No, questa è l'idea che abbiamo della cultura. Cerveteri manda 150.000 spettatori. Ma questa, a parte questo, volevo chiedere soltanto qual è il suo pensiero brevemente sul calendario. Come mai pensieri così profondi si fondono poi con una commedia? Grazie. Sul candelaio, calendario. No, perché io ho fatto anche un calendario. Certo, sì. Ho fatto un calembour. Ma guardi, il candelaio è la dimostrazione patente di come Bruno operi quella rivoluzione, come dicevo prima, anche nel campo della letteratura. Se Aristotele aveva distinto tra commedia, che si occupa della vita quotidiana, e invece filosofia e tragedia, che si occupano dei grandi drammi dell'uomo, Bruno fa un'operazione straordinaria, porta la filosofia nella commedia e porta la commedia nella filosofia. Io non ho avuto tempo, ma i punti forti del pensiero di Bruno trovano sempre, sempre un esempio comico, dove Bruno dimostra in maniera comica il suo grande pensiero filosofico. Ma questa è una provocazione di Bruno. I piccoli brani che vi ho letto, ve li ho letti per farvi capire che Bruno non è solo un grande filosofo, ma è anche un grande scrittore, perché scrive dei testi che appassionano le persone. Quindi quello che lei dice è appunto l'esempio vivente di come la prima opera italiana è una commedia dove dentro c'è la filosofia. Ringraziamo moltissimo il professore e lasciamo l'aula per altra conferenza. Con l'esempio concreto, Giove non scomunicherebbe i parlamentari che firmano le leggi a favore del divorzio e dell'aborto. Giove scomunicherebbe i parlamentari e i preti che fiancheggiano i mafiosi e i delinquenti. Giove non scomunicherebbe quei sindaci che celebrano i matrimoni gay, ma Giove scomunicherebbe i sindaci razzisti con gli elmi e con le spade che fomentano la caccia agli extracomunitari e instillano odio e violenza nei giovani. Giove non scomunicherebbe le coppie che vivono fuori dal matrimonio o che si sono divorziate, ma scomunicherebbero quei politici e quei cittadini che depredano le casse dello Stato. Giove non scomunicherebbe gli scienziati che studiano le staminali, ma scomunicherebbero i dirigenti di aziende che inquinano favorendo e ingrassando l'andrangheta e la mafia nel Mezzogiorno d'Italia. Perché non vi ricordatevi una cosa.
Perché ricordatevi una cosa, se esistono dei delinquenti al sud, se esistono delle persone immonde che per fare soldi uccidono e sono pronti a qualsiasi tipo di cosa, di atto orribile, e questi si chiamano 'ndrangheta, mafia, camorra, esistono anche degli imprenditori disonesti al nord che hanno dato alla 'ndrangheta del sud. No, che hanno dato da smaltire rifiuti tossici che dovevano essere pagati fiori di soldi di quei profitti, e per guadagnare su quella cosa hanno preferito ingrassare la 'ndrangheta e hanno preferito far venire i tumori nella terra dei fuoco che i bambini che nascono nei terreni inquinati dai detriti tossici. Questo è un tema forte su cui discorso. Ora andiamo al tema che ci interessa, tollerare. Dentro questa concezione che abbiamo visto della scienza, della letteratura, della religione, tollerare non significa, perché tollerare è un termine ambiguo, tollerare è un termine che può avere un corno, come dire, della sua interpretazione, della sua etimologia, che possa assolutamente dire il contrario di quello che stiamo dicendo. Ma io lo uso nell'accezione di come si usava nel Cinquecento. Tollerare non significa fare una concessione all'altro, quindi sopportare qualcuno, perché questa è una concezione negativa. Ma nell'accezione storica del termine tollerare, quando scoppiano le guerre di religione, tollerare significa avere un principio che nasce in se stessi, che vive all'interno di noi stessi. E qual è questo principio? Un principio che nasce dalla presa di coscienza che nessuno di noi possiede verità assolute. Questo è il senso forte della parola tollerare. Nasce dal fatto che la verità non esiste se non in quanto ricerca della verità e non come possesso della verità. In questo senso tollerare significa essere coscienti dei propri limiti, significa essere consapevoli che la nostra verità è pur sempre una verità relativa ed è una verità che richiede sempre e comunque un dialogo, un confronto con l'altro. Ma rinunciare alla nozione di verità assoluta, come gli spacciatori di verità ci vogliono far credere, perché gli spacciatori di verità cosa ci vogliono dire oggi? Che in un mondo di incertezze l'uomo va allo sbando, e ci dicono l'uomo ha bisogno nell'incertezza di avere una verità ferma a cui guardare. Poi uno gli chiede: qual è questa verità? È quella che ti dico io, dice lo spacciatore di verità, è quella che ti dico io, solo la mia. E allora qui c'è qualcosa che non torna, però, perché ci sono tanti spacciatori che dicono che la verità è quella sua. Come facciamo noi a sapere? Questo è un tema molto forte, molto grosso. Allora, rinunciare alla nozione di verità assoluta, di cui si nutrono i fanatici e i fondamentalisti, non significa rinunciare alla ragione, non significa rinunciare alla visione critica delle cose, non significa abbracciare il nichilismo o l'irrazionalismo. Questo è un discorso su cui gli spacciatori di verità ci volevano fregare. In che senso ci volevano fregare? Cioè nel senso di farci capire che l'opposizione è tra lo spacciatore di verità e il nichilismo. No, no. Noi siamo in un altro tipo di posizione. Ci sono due opposti, e qui viene spiegato bene, cioè tra coloro i quali credono che ci sia una sola verità e coloro i quali credono che non ci sia nessuna verità. E chi crede in una sola verità o crede che non ci sia nessuna verità sono opposti ma complementari, arrivano allo stesso risultato. Tra questi due estremi c'è l'estremo di chi dice: io credo nella verità, ma credo nella ricerca della verità. Giordano Bruno, che era uno che ha distrutto le verità assolute, per la sua verità ha dato la vita. Quindi non è vero che
sostenere la ricerca della verità significa scivolare nella negazione delle verità. Bruno era convinto di una verità per la quale si batteva, però era anche convinto che quella verità andava messa in discussione ogni giorno. Ebbene, la biografia di Bruno testimonia questa cosa, e mi avvio alla conclusione. Perché la testimonia? Perché per difendere la sua nuova filosofia, Bruno non ha esitato ad accettare il sacrificio estremo della vita per difenderla. Le proprie idee, dice Bruno, si difendono con la testimonianza, non con la violenza e con l'imposizione. Io non posso obbligare nessuno a pensarla come me. Posso testimoniare le cose in cui credo. E da questa testimonianza, dal confronto delle testimonianze, può venire fuori quella scintilla che ci può orientare nelle scelte che facciamo. Ma Bruno però dice un'altra cosa. Non è la violenza la strada. Non è la costrizione, la coercizione che può rendere gli uomini più umani. Ecco perché, come nei filosofi classici, e qui Pierre Hadot lo ha spiegato benissimo in un libro meraviglioso, il legame tra filosofia e biografia, tra pensiero e maniera di vivere, diventa essenziale. Qui Bruno ci dice con molta chiarezza, io devo vivere profondamente in coerenza con le cose in cui credo e con le cose che penso. Ora, per Bruno, separare la vita dalla filosofia e separare la filosofia dalla vita significherebbe ridurre la filosofia a un vile mestiere e la vita a una banale rincorsa di falsi valori. Dalla cosmologia alla filosofia della natura, dalla religione alla letteratura, perché Bruno anche nella letteratura fa una rivoluzione straordinaria. Bruno prende Aristotele e dice nella Poetica, voi sapete, la Poetica di Aristotele cosa fa? Separa e divide nettamente tra tragedia e commedia. Nella tragedia personaggi alti, linguaggio alto e, come dire, temi alti. Nella commedia personaggi bassi, linguaggio basso e temi della vita quotidiana. Bruno invece fonde tragedia e commedia, proprio perché non esiste più il punto di vista assoluto che ci possa permettere di distinguere nella nostra vita di tutti i giorni ciò che è tragedia e ciò che è commedia in maniera assoluta. Ricorderete tutti quello scenario che abbiamo visto nel famoso 11 settembre. Gli aerei entravano nelle torri di New York e c'erano pianti, lacrime e disperazioni in una parte dell'universo, ma c'erano anche delle piazze in festa per la stessa cosa. Bruno fa capire che dividere la realtà in schemi opposti non aiuta a capire le cose. Le cose sono molto più complesse di questo sistema. A un certo punto nel Candelaio, che è una sua commedia, Bruno, un personaggio, vede una scena e dice «Ma guarda quei due!» Non ti fanno ridere. E l'altro dice sì, a te viene da ridere, ma per quei due, se tu fossi al loro posto, non ci sarebbe niente da ridere, perché quella scena che stanno vivendo è drammatica. La stessa scena può essere comica per alcuni e tragica per altri. Ora Bruno si esprime parlando sempre al plurale. Questa è la bellezza della sua filosofia. Non esiste la filosofia, ma le filosofie. Non esiste la lingua, ma le lingue. Non esiste la religione, ma le religioni. Non esiste la letteratura, ma le letterature. Ebbene, oggi, in un contesto brutale come il nostro, abbiamo avuto un esempio di come quei saperi ritenuti inutili, come la filosofia, la letteratura, la pura speculazione, perché anche la scienza soffre della stessa cosa, non la scienza applicata, ma la scienza come ricerca di base, la scienza non stimola, la scienza degli Einstein. In questo libricino, L'utilità dell'inutile, ho pubblicato un saggio molto bello di un fondatore di uno dei più grandi istituti scientifici del mondo, che è l'Institute for Advanced Study di Princeton. Nato questo istituto con uno scopo preciso, di dire agli scienziati, venite, sedetevi in una stanza, pensate, senza nessuna forma di utilitarismo,
senza nessuna pressione di dover inventare qualcosa per fare soldi. State lì e pensate. Ebbene, dice Flexner, l'Institute for Advanced Study è stato un faro nel mondo. Voi sapete che Einstein, Oppenheimer, i grandissimi scienziati sono passati di là. Ma le grandi rivoluzioni, chi le ha fatte nella storia della scienza? Le hanno fatti quegli scienziati liberi, quegli scienziati che non avevano condizionamenti, quegli scienziati che pensavano come Galileo, Bruni, Newton, che non c'era nessuna industria farmaceutica che gli dava i soldi perché bisognasse fare un prodotto da immettere sul mercato. Certo, la scienza applicata fa dei progressi, sarebbe stupido non riconoscerlo, ma le grandi rivoluzioni degli Einstein, se noi non finanzieremo la ricerca di base, non l'avremo più. Un esempio chiaro che ci dà Flexner, qual è? È l'esempio proprio che viene dall'invenzione di quella cosa che ha rivoluzionato la cultura del Novecento, cioè la radio. E noi diciamo, chi ha inventato la radio? Marconi, risposta. Flexner dice, molto più complicato, perché se non ci fossero stati due pazzi prima di Marconi, di nome Maxwell ed Hertz, che avessero inventato le onde elettromagnetiche con dei calcoli teorici, se uno avesse chiesto a Maxwell o a Hertz, ma a che servono le cose che stai facendo? Avrebbero detto a niente. Così, mi diverto per pura curiosità. Ma se non ci fossero stati questi due che lavoravano per il niente, per il cosiddetto inutile, tra virgolette, noi non avremmo avuto le grandi rivoluzioni che poi sono venute attraverso Marconi. Allora, questo che vuol dire? Vuol dire che oggi la nostra battaglia è la stessa battaglia che Bruno ci ispira. Io ho citato un passaggio bellissimo di Bruno, dove Bruno dice, a un certo punto qual è il dramma al quale noi andiamo incontro quando, ecco qui, speriamo che lo ritrovo perché l'ho perduto, mi date un minuto di pazienza, ecco. Scusate, non riesco a trovarlo. Vabbè, ve lo sintetizzo io. Bruno dice a un certo punto che... Allora, buon pomeriggio a tutti e mi corre l'obbligo di presentare il nostro illustre ospite, il professor Nuccio Ordine. E molti di voi lo conosceranno, non fosse altro per il suo ultimo libro che ha riscosso un successo di pubblico straordinario e tra l'altro è tradotto in più lingue, ci diceva proprio prima il professore, ed è l'inutilità, l'utilità dell'inutile. L'utilità dell'inutile. E in questo caso devo dire che è un libro tra l'altro a latere dei suoi studi, che sono studi di letteratura ma studi anche di un grande nostro intellettuale, per la verità a me consta poco seguito, poco conosciuto, cioè Giordano Bruno, e un intellettuale che però precede la nascita della scienza, non scienziato in realtà. La sua è una strada diversa da quella di Galilei, ma ce ne parlerà più estesamente il professore, e però forse c'entra, credo di sì, questa utilità dell'inutile, perché l'inutile a cui fa riferimento il professore è proprio il perdere tempo in cose che di utilità hanno poco, come in genere dicevo con i miei ragazzi, a che serve la filosofia, a che serve, parlare di metafisica o parlare di teologia in questo caso, come la materia di questa nostra conferenza. Serve a niente se uno deve pensare alla sua utilità in termini di denaro, in termini di ricchezza, ma poi chissà. In realtà un sapere così complesso, così straordinario come poteva essere quello del Rinascimento consisteva proprio nell'intendersi di più cose,
così come Giordano Bruno, così come Galilei si intendevano di più cose, e così, perdendo tempo, magari costruivano straordinari disegni. Le meraviglie descritte da Giordano Bruno, che sono ai limiti del pensabile, introducono per esempio l'idea dell'infinito, cosa che forse anticipa e forse nemmeno del tutto seguita da Galilei. Anticipano cose modernissime che forse oggi anche la stessa scienza potrebbe seguire. Ecco, di tutto questo si è occupato e si occupa il nostro interlocutore, il professor Nuccio Ordine. Tra l'altro devo qui ricordare che ha insegnato nelle università più importanti, per esempio di Francia e anche negli Stati Uniti, e collabora a queste università, insignito di parecchie onorificenze. Ecco qui che noi diamo la parola al nostro interlocutore, la faccio breve proprio perché, scusandomi tra l'altro dei contrattempi che ci sono stati, e mi scuso a nome dell'organizzazione ovviamente. La parola al nostro interlocutore. Bene, buonasera. Io vorrei... innanzitutto vorrei ringraziare gli amici del festival che hanno avuto questa festa di scienza e filosofia, che hanno avuto la gentilezza di invitarmi e venire in questi posti così belli, per me è sempre una grande gioia. Ebbene, vorrei entrare subito nel vivo del ragionamento, perché per entrare dentro il tema, diciamo, del rapporto tra teologia e filosofia, e quindi tra teologia e scienza, bisogna un po' partire da una premessa. Bisogna capire l'essenza del programma rivoluzionario di Giordano Bruno, perché la nolana filosofia ebbe delle implicazioni straordinarie sul piano cosmologico, sul piano filosofico, sul piano etico, sul piano estetico. Quindi, quando parla qualcuno di Giordano Bruno, parla sempre qualcuno che mette del tritolo dentro le separazioni dei saperi a cui siamo stati abituati nelle scuole e nelle università. Che sembra che nella scuola ci sia l'ora di italiano, l'ora di francese, l'ora di inglese, come se la letteratura francese, la letteratura inglese, la letteratura italiana non avessero delle relazioni tra di loro, ma come se la storia dell'arte non avesse delle implicazioni con la filosofia, come se la scienza non affondasse le sue radici nel pensiero filosofico. Cioè, è difficile piazzare un uomo come Leonardo da Vinci in un manuale. Dove lo mettiamo? Lo mettiamo nel manuale di storia dell'arte? Sì. Lo mettiamo nel manuale di ingegneria e d'architettura? Sì. Li mettiamo nel manuale di letteratura? Sì. Lo mettiamo... Bruno rappresenta un po' quello che poi è accaduto da un certo punto in poi, in cui i saperi si sono separati e siamo arrivati dove siamo arrivati. Cioè, con tutti i fatti positivi di queste cose, ma anche con i fatti negativi, perché un sapere ultra specializzato fa sì che si perda poi il nesso tra i saperi, e soprattutto fa sì che si perda il nesso con la vita, perché il sapere, se non ha un rapporto con la vita, non serve a niente. A cosa può servire? Riprendiamo il discorso dove l'avevamo lasciato. Bruno opera una rivoluzione in vari campi del sapere, però per capire questa rivoluzione bisogna partire dal contesto storico in cui Bruno ha scritto le sette opere italiane tra Parigi e Londra. In un arco di tempo brevissimo, cioè in meno di 3 anni, Bruno costruisce, attraverso 7 opere italiane, una commedia, Il Candelaio, pubblicata a Parigi nel 1582, e poi 6 dialoghi, pubblicati a Londra tra l'84 e l'85, costruisce la sua filosofia.
Perché dico che il contesto è un contesto importante? Perché proprio negli anni in cui Bruno vive tra Parigi e Londra, come voi sapete, l'Europa, come in altri paesi dell'Europa centrale, è insanguinata dalle guerre di religione. Cioè ci sono delle guerre civili dove, dice Bruno, il fratello uccide il fratello, il figlio uccide il padre. Cioè quindi sono guerre che provocano non solo un conflitto, diciamo, tra poteri diversi, ma addirittura un conflitto all'interno degli stessi affetti, delle stesse famiglie. Cattolici e protestanti si scontrano violentemente, provocando morte, sterminio e stragi. Ora, il nome della religione, e se noi oggi dobbiamo rileggere i testi di Bruno, non li rileggiamo certamente per prendere un voto all'università o per, come dire, superare un esame per la licenza liceale. Li leggiamo perché questi saperi possono illuminare e farci capire il presente, contrariamente a quanto oggi alcuni signori ci vogliono far credere, che bisogna solo guardare al futuro e dimenticarci il passato. Cioè, tanto più siamo ignoranti del passato, secondo questi signori, tanto più siamo proiettati nel futuro. Quindi, purtroppo, questo è il quadro nel quale noi ci muoviamo, ma speriamo oggi di ribaltare questo quadro e di far capire che quello che Bruno ci dice serve, perché è una maniera di farci riflettere criticamente sul nostro presente. Ora, che succede? In nome della religione, i fanatici, proseliti di questo o di quel culto, finiscono per distruggere le istituzioni civili e finiscono per distruggere ogni forma di convivenza sociale. Proprio all'interno di questa Europa insanguinata, Bruno capisce che c'è bisogno di un progetto filosofico forte, c'è bisogno di un progetto filosofico in grado di mostrare gli effetti nefasti della fede e della teologia sui diversi piani del sapere e della vita civile. La nolana filosofia quindi vuole presentarsi soprattutto come un antidoto alla barbarie che sta sconvolgendo il mondo. Bruno intuisce che l'intolleranza trova il suo principale alimento in un uso perverso della fede e della teologia. Poi vedremo, Bruno non è contro la fede. Bruno non è contro la teologia, Bruno è contro un uso fanatico, un uso radicale della fede e della teologia. Bruno capisce che i fondamentalismi, per esistere, hanno bisogno di una verità assoluta. Che vuol dire? Vuol dire che chi crede di possedere la verità assoluta è disponibile a intraprendere qualsiasi azione, qualsiasi strada, anche macchiandosi di delitti più tremendi, per il bene dell'umanità. Perché oggi, quando noi vediamo i fondamentalisti che sacrificano la propria vita in nome di quella loro visione, loro pensano di farlo per il bene dell'umanità, in maniera da far capire agli uomini che quella è l'unica via di salvezza. Quindi Bruno dice: diffidiamo degli spacciatori di verità. Io uso questo termine, spacciatore di verità, proprio come quelli che spacciano la droga, nel senso, come dire, negativo del termine. Perché oggi, nel nostro presente, abbiamo tanti spacciatori di verità. Ce li abbiamo nella politica, dove ci vogliono far credere che l'unica via è quella, se no siamo nella rovina. Ce li abbiamo nella religione, ce li abbiamo sul piano della scienza talvolta, e anche sul piano, come dire, della filosofia. Bene, cosa fa allora Bruno? La nolana filosofia si propone innanzitutto di distruggere l'esistenza di ogni punto di vista assoluto. Questa è la missione principale di Bruno. E come lo fa Bruno? Lo fa attraverso una serie di passaggi in cui si sgretolano le certezze,
in cui Bruno mina alla base il sapere costituito. Non a caso, il primo obiettivo, il primo passo di Bruno è quello di mettere in discussione il geocentrismo. Cioè Bruno capisce che bisogna partire dalla cosmologia per operare questa grande rivoluzione. E come si parte dalla cosmologia per operare questa rivoluzione? Bruno dice che questo primo movimento della cosmologia, ecco, forse se spegnessimo tutti i cellulari sarebbe una bellissima cosa e cominciamo a fare pulizia ecologica tra di noi, perché se no siamo rovinati. Allora, dicevo, qual è il primo obiettivo di Bruno? È di liberare la Terra dalle catene del geocentrismo. Questo primo movimento crea per Bruno un nuovo inizio, una nuova cosmologia che rivoluziona la posizione della Terra e la posizione degli esseri viventi nell'universo infinito. Voi sapete che la prima opera di Giordano Bruno, pubblicata a Londra nel 1584, è La cena delle ceneri. Lì, nella cena delle ceneri, Bruno parla della sua visione cosmologica e parla da filosofo del copernicanesimo. Attenzione, Copernico, come voi sapete, è la data di pubblicazione del De Revolutionibus, è una di quelle date che segnano la storia dell'umanità, 1543. 1543, quella è una data fondamentale della storia dell'umanità. Bruno capisce però quello che i matematici e gli specialisti non avevano capito, cioè fino a Giordano Bruno la discussione su Copernico e su copernicanesimo era rimasta una discussione di specialisti, di matematici, di studiosi di cosmologia, che non avevano poi tratto le conseguenze da quella straordinaria rivoluzione. Bruno è il primo che dal punto di vista filosofico fa capire la genialità di Copernico. Bruno tesse un elogio bellissimo di Copernico e dice però che Bruno va al di là dell'astronomo polacco. Perché Bruno va al di là dell'astronomo polacco? Perché voi sapete che Copernico opera una prima rivoluzione straordinaria, perché togliendo la Terra dal centro, come la Terra era prima nel sistema di tipo geologico, che cosa succede? Cosa succede? Che Bruno dice la Terra non è più al centro. E voi sapete che il sistema geocentrico implicava una serie di conseguenze, di corollari, cioè la Terra è al centro dell'universo, l'uomo è al centro del centro. E poi questa visione cosmologica implicava una gerarchia rigidissima. C'era l'uomo, poi gli animali, poi le piante, poi i minerali. Quindi tutto era visto in una maniera gerarchica e rigida. Allora Bruno dice, nel momento in cui Copernico toglie la Terra dal centro e mette il Sole, viene meno tutto il sistema gerarchico costruito da secoli di filosofia e da secoli di dibattito cosmologico. Ma che implicazioni questa cosa può avere? Qui Bruno va al di là di Copernico. Perché Bruno dice, io sono più copernicano di Copernico. E perché? Perché voi sapete che Copernico mette il Sole al centro, sistema eliocentrico, però Copernico mette il Sole al centro comunque di un universo finito. Il geocentrismo invece metteva la Terra al centro, ma comunque di un universo finito. Bruno dice, nel momento in cui la Terra non è più al centro dell'universo, perché non immaginare che l'universo, che il nostro sistema solare sia uno dei tanti sistemi possibili in un universo infinito? Ma guardate, questa implicazione ha un'implicazione, come tra poco vedremo, straordinaria, perché Bruno da lì parte per scardinare tutte le gerarchie.
su ogni piano del sapere. Perché? Perché Bruno dice, nel sistema geocentrico c'è un centro assoluto, qual è? La Terra. Nel sistema eliocentrico c'è un centro assoluto, qual è? Il Sole. Ma se noi mettiamo il nostro sistema solare come uno dei tanti sistemi infiniti nell'universo infinito, dov'è il centro nell'universo infinito? Bruno dice, in un universo infinito il centro è da nessuna parte. Ma proprio perché il centro è da nessuna parte, può essere dappertutto. Dunque, ecco la conclusione rivoluzionaria di Bruno, il centro è l'universo, è l'individuo che guarda l'universo. Ed è bellissimo perché in un solo momento, con un colpo di spugna, Bruno distrugge tutte le gerarchie. E allora ecco che nella visione di Bruno, sul piano cosmologico, filosofico, letterario, etico, estetico, poi vedremo tutte le implicazioni, nella visione di Bruno questa mossa distrugge l'idea di centro assoluto. Se un centro esiste, non può non essere che relativo. E allora di fronte a questa posizione cambia radicalmente il nostro modo di ragionare. Perché cambia radicalmente il nostro modo di ragionare? Ogni essere vivente può essere il centro dell'universo. Il centro dell'universo può essere il Papa, ma il centro dell'universo può essere l'ultimo straccione della Terra. Ed è bellissimo distruggere le gerarchie e far capire che il centro dell'universo è l'individuo che in quel momento guarda l'universo. Ma c'è di più. Bruno distrugge anche le gerarchie tra gli esseri viventi, perché Bruno dice la formichina più piccola e l'astro più grande, il Sole, hanno lo stesso peso nell'universo infinito, hanno la stessa dignità. Perché? Perché sono entrambi il centro dell'universo. Quindi il modo di ragionare è un modo di ragionare che sconvolge, distrugge, sradica le gerarchie che erano esistenti. E allora Bruno, distruggendo ogni falsa gerarchia, ci accompagna in un folle volo. Ricorderete il folle volo di Ulisse di Dante, no? Io, ritrovando nella descrizione che Bruno fa di questo passaggio che adesso vi leggo, c'è proprio quest'idea della gioia di andare verso gli spazi infiniti dell'universo che ricorda proprio le metamorfosi di Ovidio, no? Quando Ovidio tesse l'elogio di Pitagora, e quindi questo volo, no? Verso la conoscenza infinita. Vi leggo il passaggio della scena delle cene. Bruno dice, or ecco quello che ha varcato l'aria, penetrato il cielo, discorse le stelle, trapassati gli margini del mondo, fatte svanir le fantastiche muraglie delle prime, ottave, none, decime, e altre che vi s'avessero potuto aggiungere sfere per relazione di vani matematici e cieco vedere di filosofi volgari, così, al cospetto d'ogni senso e ragione, con la chiave di solertissima inquisizione, ha aperto quei chiostri della verità che da noi aprir non si posseano. Annudato la ricoperta e velata natura, ha donato gli occhi alle talpe, ha illuminato i ciechi, ha sciolto la lingua ai muti che non sapevano e non ardivano esplicare gli intricati sentimenti, ha risaldato gli zoppi che non volevano far quel progresso con lo spirito, e oggi dimostra quanto siano simili o dissimili, maggiori o peggiori, quei corpi che veggiamo lontano a quello che ne è appresso e a cui siamo uniti. E Bruno, in questo canto bellissimo del suo volo, è un volo che gli riempie di gioia l'anima, contrariamente alla sensazione invece di un Pascal, come sapete, che nei pensieri di fronte all'idea dell'uomo solo nell'universo ha paura, mentre Bruno si esalta, no? Sono un po' i due atteggiamenti opposti, no? Dentro legittime reazioni che uno può avere a un modello o a un altro modello di vita o di filosofia o di pensiero. Ebbene, Bruno, proprio in questo nuovo inizio
liberando la terra dal geocentrismo di matrice aristotelico-cristiana, comincia a distinguere tra verità e fede, tra filosofia e religione. Bruno dice sono due campi, due terreni di intervento profondamente diversi. Vi leggo il passaggio. Bruno dice: Bruno distingue in maniera chiara tra Bruno dice, ai teologi spetta istituire leggi morali che abbiano per scopo la bontà dei costumi, il profitto della civiltà, il convitto dei popoli, e pratica per la comodità della umana conversazione, del mantenere la pace e di aumentare e accrescere le repubbliche. La verità delle cose, invece, delle speculazioni, riguarda solo e soltanto i filosofi. Quindi Bruno dirà ciò che poi Galileo in maniera sintetica spiegherà nella famosa lettera alla duchessa di Lorena, dove dice: i libri sacri ci spiegano come si va in cielo, ma non come va il cielo. Sono due cose diverse. Come va il cielo lo spieghiamo noi scienziati, come si va in cielo ve lo spiega il prete, se ci credete, è la libertà di ognuno. Poi, come sapete, questi due piani, no, sono talmente confusi che siamo dovuti arrivare a sentenze di tribunali e di corti costituzionali su alcuni temi della ricerca scientifica oggi, ma su questo ritornerò più avanti. Bene, Bruno in maniera netta e chiara, prima di Galilei, dice: i libri sacri non parlano di filosofia. I libri sacri non parlano di scienza. Se voi volete sapere qualcosa di scienza, prendete la Bibbia o prendete il Corano, sbagliate in partenza, perché la Bibbia e il Corano non contengono niente di filosofia, non contengono niente di scienza. Invece, i libri sacri non descrivono i fenomeni naturali, non indagano il movimento degli astri, e quindi sarebbe folle considerare la frase famosa dell'Ecclesiaste «fermati o sole», che era la frase su cui poi tutta la tradizione diceva che il sole girava intorno alla terra. No? Ebbene, Bruno distingue tra il mestiere del teologo e quello del filosofo. Ai teologi spetta istituire leggi morali per la civile convivenza, perché Bruno poi darà un valore positivo alla religione, ma a un certo tipo di religione. Lo vedremo tra poco. E le cose che dice Bruno sono di una attualità e di una straordinaria capacità analitica che serve anche a capire il presente. Ora, Bruno dice, ai teologi spetta istituire leggi morali, ai filosofi invece spetta indagare la verità della natura. Confondere i piani tra filosofia e teologia, come spesso ancora oggi qualcuno è tentato di fare, per dire che non ci può essere scienza senza fede, no? C'è qualcuno che pone ancora temi di questo tipo. Ebbene, confondere questi due piani, dice Bruno, significa sconvolgere i legami tra sapere e verità, tra religione e società civile. Ora, una volta mostrati gli effetti negativi della teologia sul piano della cosmologia e della filosofia della natura, Bruno cerca di riannodare i fili spezzati dalla violenza dei fondamentalismi religiosi che insanguinavano l'Europa del tempo, quei fili spezzati tra religione e società civile. Per Bruno la religione non nasce per onorare gli dèi. La religione nasce per far sì che gli uomini possano vivere in pace tra di loro. Se la religione viene meno a questo compito, non è più religione. Tradisce la sua anche radice etimologica. Infatti Bruno nel 1584 pubblica a Londra un testo meraviglioso intitolato
lo spaccio della bestia trionfante. Cosa vuole fare Bruno con questo testo, con questo dialogo? Bruno vuole riconciliare gli uomini con la divinità, vuole riconciliare la natura con le forze vitali che la animano, vuole riconciliare l'etica con la religione. Cosa fa Bruno? Immagina una riforma celeste dove Giove guarda il mondo, quello che sta accadendo sotto, e dice: figli miei, convocando tutti gli dèi, qui nel mondo c'è una specie di situazione ormai incontrollabile e noi dobbiamo intervenire, perché se no l'umanità diventerà sempre più disumana. Dunque Giove convoca questa assemblea degli dèi, e Giove, convocando l'assemblea degli dèi, vuole rimettere al centro il tema: che cos'è la religione e a cosa possa servire la religione. Giove tiene una conferenza a tutti gli dèi su questo tema. E cosa dice Giove? Giove dice che il senso della religione è racchiuso nella etimologia stessa della parola. Voi sapete che c'è un partito, perché ce ne sono anche altri partiti che danno altre interpretazioni, ma un partito che all'epoca era quello dominante, che faceva derivare il termine religio dal verbo che in latino significa religare, cioè tenere uniti. La religione diventa un cemento sociale. La religione quindi diventa una forza unificatrice, un cemento sociale che gli dèi creano non per essere onorati dagli uomini, ma per far sì che gli uomini possano convivere in pace tra di loro. Ebbene, questa definizione potrebbe prestarsi però a un equivoco. Per Bruno religare non significa legare il singolo credente a Dio, come era nell'interpretazione di molti protestanti. Per Bruno religare significa legare l'uomo all'uomo, legare l'uomo alla comunità civile alla quale l'uomo appartiene. Giove lo dice con chiarezza quando afferma che le leggi umane e le leggi divine concorrono al medesimo fine. E qual è il medesimo fine delle leggi umane e delle leggi divine? Significa favorire l'unità civile tra i cittadini, proteggere i più deboli, frenare i più forti. Questo dovrebbe essere il compito principale della religione. Giove dice: gli dèi non hanno bisogno di essere onorati per accrescere la loro gloria, che uno ci prega non serve a niente. I riti e le cerimonie, e qui Bruno è molto d'accordo con Machiavelli, che già lo aveva scritto sia nel Principe sia nei discorsi sulla prima decade di Tito Livio, che è un testo che Bruno conosce molto bene e che riusa e, come dire, piega ad alcune sue visioni ancora più forti di quelle di Machiavelli. Ebbene, Giove dice: noi dobbiamo punire o premiare gli uomini non per il rispetto che gli uomini portano agli dèi. Noi dobbiamo punire o premiare gli uomini per il rispetto che questi uomini avranno per gli altri uomini loro simili o per le istituzioni civili che contribuiscono a tenere gli uomini uniti. Vi leggo il passaggio, è un passaggio di una modernità pazzesca, perché poi dopo da qui arriveremo anche al nostro presente, chiaramente. Cosa dice Giove? Che non creda che in modo alcuno gli dèi si sentono interessati in quelle cose nelle quali nessun uomo si sente interessato. Cioè, a noi dèi interessano solo quelle cose che interessano agli esseri umani. Perché di quelle cose solamente gli dèi si curano, delle quali si possono curare gli uomini, e non per cosa che venga fatta o detta o pensata, per essi si commuovono o si adirano, se non in quanto per quello venesse a perdersi quel rispetto per cui si mantengono le repubbliche. Qui Giove sta dicendo: io non mi arrabbio
se uno se la piglia con Giove, ma se uno prendendosela con Giove fa un danno a un'istituzione civile, io mi arrabbio. Quindi quello che sta a cuore degli dèi, quello che sta a cuore della religione civile di Bruno è la solidarietà tra uomo e uomo all'interno delle istituzioni civili. E però non minacciano gli dèi castigo e promettono premio per il male o il bene che risulta in essi, ma per quello che viene ad essere commesso negli popoli e nella civile conversazione, alle quali hanno soccorso con le loro divine, non bastandogli le umane leggi e statuti. Quindi gli dèi non si preoccupano se uno se la prende con gli dèi, ma gli dèi si preoccupano solo e soltanto se uno, facendo sgarbo alla religione, fa sgarbo al suo simile e alle istituzioni nelle quali vive. Pertanto è cosa indegna, stolta, profana e biasimevole pensare che gli dèi ricercano la riverenza, il timore, l'amore, il culto e il rispetto dagli uomini per altro buon fine e utilitate che degli uomini medesimi. Gli dèi vogliono essere rispettati solo perché la paura delle leggi divine possa facilitare l'applicazione delle leggi sulla terra. Capite quello che vi voglio dire? È molto semplice questo discorso. Atteso che, essendo gli dèi gloriosissimi in sé, hanno fatto le leggi non tanto per ricevere gloria, quanto per comunicare la gloria agli uomini. Mi pare che più chiaro di questo, no? Bruno faccia vedere il peso civile della religione. Infatti adesso vedremo tra poco che per Bruno il culto, come proprio per Machiavelli, serve a mantenere unita la gente. Bene, la posizione del Nolano quindi ci fa capire che se per Lutero e Calvino la religione si concretizza in un legame individuale tra l'uomo e Dio, fondato esclusivamente sulla fede e non sulle opere, voi sapete che c'è il tema che tu non ti salvi con le opere, perché purtroppo il protestantesimo deve reagire alla vendita delle indulgenze della Roma corrotta, no? La Roma corrotta è: tu sei un gran signore che hai fatto l'evasione fiscale, paghi un po' di soldi al Papa e il Papa ti manda in paradiso. Bene, allora reagiscono sotto questo tipo di ragionamento, reagiscono i protestanti e dicono: no, tu puoi fare o il bene o il male, se sei predestinato, se la grazia ti tocca vai in paradiso, e se no niente. Ora Bruno capisce però che questi due tipi di ragionamenti comunque presuppongono un grande problema. E Bruno dice che i meriti e le condanne gli dèi le distribuiranno solo in base alle nostre opere. Che vuol dire? A ciò che avremo fatto contro o a favore della coesione sociale. La posizione del Nolano, come ricordavo prima, è una posizione che riprende alcuni temi dei discorsi. Quando Machiavelli fa l'elogio della religione dei Romani, Bruno riprende l'elogio della religione dei Romani nello spaccio. La gloria della Roma repubblicana dove stava? Stava proprio nell'aver saputo stimolare, attraverso il rispetto divino, l'amore per la patria e per le leggi. A Roma non è che la Repubblica glorificava gli eremiti che pregavano gli dèi nei templi, glorificava il centurione che si era battuto per Roma, per gli ideali civili di Roma. In questa epoca quindi la religio, dicono Machiavelli e Bruno all'epoca dei Romani, ha manifestato tutta la sua potenza civile, la sua capacità di religare, di tenere uniti i popoli. Quindi la funzione civile della religione si lega intimamente a una religione capace di essere in sintonia con la natura. E questo è l'altro tema bellissimo di Bruno, no? Bruno stravolge la visione di una religione dove la divinità è fuori dalla natura. Tant'è vero che Bruno prende in giro l'idea delle reliquie, no? È possibile venerare, che ne so, un mezzo braccio di uno che si supponeva essere santo, quando poi, voi sapete, degli storici hanno fatto delle indagini e hanno messo insieme tutti i pezzi di reliquie di
di un solo santo che aveva 7 gambe, 29 braccia, 5 mani, perché ognuno aveva un pezzo di quel santo, però poi dopo, messe insieme tutte quante, si capiva l'imbroglio. Poi del resto Boccaccio l'ha spiegato bene, la famosa novella, no, di Frate Cipolla, che significava della penna dell'agnolo Gabriello o dei carboni di San Lorenzo. Detto questo, ora la divinità per Bruno non abita fuori dall'orizzonte mondano, e questa è una cosa bellissima. La divinità abita e anima all'interno tutto ciò che esiste. Ecco perché la religione di Bruno non è una religione, come dire, trascendente, di un Dio che dall'esterno crea. Per Bruno la divinità è qualcosa che sta dentro le cose, dentro la materia, dentro le cose che vivono qui. E questo immanentismo che si lega in maniera perfetta alla sua visione civile. E infatti, dice Bruno, gli egizi erano molto più lungimiranti di noi. Perché? Perché, dice Bruno, venerare una croce o venerare un animale, è meglio venerare un animale perché è una cosa vivente. Guardate quanto è bello questo passaggio dell'elogio degli egizi che fa Bruno. Conoscevano quei savi, gli egizi, Dio essere nelle cose e la divinità latente nella natura, operandosi e scintillando diversamente in diversi soggetti e per diverse forme fisiche, con certi ordini, avvenire partecipi di sé, dico dell'essere, della vita, dell'intelletto. Ecco dunque come mai furono odorati i coccodrilli, i galli, le cipolle, le rape. Ma gli dèi e le divinità in coccodrilli, galli e altri, la quale in certi tempi e in certi luoghi successivamente insieme si trovò, si trova e si troverà in diversi soggetti, quantunque siano mortali. Ma che vuol dire? Questo passaggio è bellissimo perché Bruno dà ancora dignità a tutti gli esseri viventi. La divinità abita in ciascuno di noi, perché è quella forza vitale che anima tutte le cose. Abita nell'essere più povero e abietto dell'universo, come nell'essere più ricco e più grande dell'universo. Tutti e due hanno la stessa dignità, non solo perché sono il centro dell'universo, ma perché sono abitati dalla divinità. Quindi Bruno ancora una volta spazza le gerarchie. Alla luce della separazione tra religione e società civile, tra divinità e natura che era stata operata, il cristianesimo, e questa è la critica che Bruno fa al cristianesimo, in tutte le sue diverse espressioni ha contribuito a due cose negative. La prima, a devalorizzare la vita terrena. Cosa ha fatto il cristianesimo? Ha detto, non vi preoccupate, soffrite su questa terra perché poi gli ultimi saranno riscattati nell'alto dei cieli. Negare l'importanza delle opere, quello che tu fai conta poco, perché c'è la grazia di Dio che ti tocca. E invece Bruno dice no, Giove dice no, se tu ti comporti bene o ti comporti male, lì tocca la grazia e lì io ti do il premio o il castigo. Ebbene, la religione viene collocata quindi all'interno di un orizzonte naturale, di uno spazio mondano, civile, in cui i riti e le cerimonie possono essere al servizio della coesione sociale. Proviamo ad applicare all'oggi la visione civile di Bruno. Esempio. Giove, sulla base dei passaggi che abbiamo letto poc'anzi, Giove dice, bestemmiare Giove non è peccato, bestemmiatemi quando volete. Io non condanno un uomo perché mi bestemmia, io condanno un uomo invece che turba la pace sociale o che deruba lo Stato. Se dovessimo attualizzare quindi, vi farei qualche piccolo, quando la scienza, quando la filosofia, quando i saperi sono stati corrotti dall'emergenza, dalla necessità di fare soldi, di fare denaro, e allora il sapere ha cominciato a servire. Ma servire cosa significa? Servire non significa, perché uno la prima cosa che fa, tu che fai? Studi lettere, a che serve? A che serve la poesia? Ma Bruno dice, attenzione, quando un sapere serve, nel senso di servire, vuol dire che è servile, vuol dire che praticamente è
subalterno a qualche cosa, ma i veri saperi non devono essere subalterni a niente, perché se noi abbiamo saperi subalterni alla logica che oggi domina, nella nostra società cosa viene ritenuto utile, cosa viene ritenuto inutile? Nella nostra società viene ritenuto utile solo ciò che produce profitto, soldi. Questa cosa non produce soldi e allora è inutile. E non è un caso che i governi, quando bisogna tagliare, dove tagliano? La scuola, l'istruzione, l'università, le biblioteche, gli scavi archeologici, gli archivi di Stato, la ricerca di base, tutto ciò che non produce soldi è inutile. Ma siamo arrivati in questo paese alla vergogna di chiamare i nostri monumenti, la nostra bellezza, giacimenti. Ma perché li chiamano giacimenti? Perché sono il petrolio. E se non fossero il petrolio lo dovremmo buttare giù il Colosseo, perché il Colosseo serve solo se ci fa fare soldi, ma se non ci fa fare soldi lo buttiamo giù. Ma questo è l'umanità che noi vogliamo creare, questo è il paese al quale noi dobbiamo arrivare. Ebbene, le riflessioni di questi grandi filosofi ci fanno capire proprio queste cose, cioè che oggi noi abbiamo una battaglia da sostenere, proprio come Bruno l'ha sostenuta nel suo tempo. E la nostra battaglia è quella di rivendicare l'importanza vitale di quei saperi che la nostra società ritiene inutili perché non producono profitto, ma che sono fondamentali per far sopravvivere l'umanità e soprattutto per rendere più umana l'umanità. Perché oggi ci dicono, voi siete di fronte a una crisi economica, io non ho i soldi per dare alla scuola i soldi. Qual è il ritornello in ogni talk show? Dove li prendete i soldi? Questo è il ritornello. Ma io non ho sentito nessuno, nessuno che dice una cosa. La Corte dei Conti ha spiegato chiaramente che noi spendiamo 80 miliardi all'anno di corruzione. Voi sapete che significa 80 miliardi all'anno di corruzione? Vuol dire che dovete costruire una strada tra Spoleto e Perugia. In un paese normale costa un euro a chilometro, qui deve costare 2 euro a chilometro. Perché? Perché c'è la banda dei 4, dei 5 che quell'euro in più se lo devono dividere. Ma voi sapete quanto sono 80 miliardi? 80 miliardi sono il doppio di quella manovra dove ci hanno assassinato qualche anno fa di 40 miliardi. Ma non basterebbe costruire un'umanità dove noi educhiamo i giovani all'amore per il bene comune? Non basterebbe costruire un'umanità dove noi educhiamo i giovani che nel momento in cui diventano classe dirigente, quando qualcuno va a corromperli, chiamano la Procura della Repubblica e li denunciano? Perché quei soldi lì sono i soldi della comunità, li potremmo investire nelle scuole, li potremmo dare agli ammalati di SLA, perché è una vergogna che agli ammalati di SLA si negano i soldi e poi abbiamo dato 4 miliardi al Monte dei Paschi di Siena. 4 miliardi al Monte dei Paschi di Siena, dove dei delinquenti hanno speso quei soldi comprando delle banche false che non valevano niente per dividersi il surplus. Ma allora questo è il mondo che noi vogliamo costruire. E a questo servono i saperi inutili. Servono innanzitutto a far capire ai nostri giovani che la gratuità e il disinteresse è un valore essenziale e forte dell'umanità. Che se noi perdiamo il gusto della bellezza, che vuol dire il gusto della bellezza? Io lo dico sempre ai miei ragazzi a scuola. Che vuol dire il gusto della bellezza? Vuol dire che se io vado ad ascoltare un concerto di Vasco Rossi o di Franco Battiato, esco felice da quel concerto, ma non è che ho le tasche piene, anzi mi ho pagato il biglietto per entrare. Ci può essere una felicità che non è legata al guadagno dei soldi, che è una cosa illusoria? E perché queste cose in questa società vengono mortificate? Perché quando si taglia, si tagliano queste cose qui e non si taglia, nessuno è disponibile a tagliare i soldi che vengono depredati alle casse dello Stato? Giove oggi interverrebbe duramente contro i signori che fanno queste cose. Sarebbero loro a essere scomunicati, non i poveri cristiani che peccano facendo sciocchezze. Questo è il tema principale su cui insistere e riflettere. Quando oggi le scuole e l'università, che dovrebbero essere il faro dove questi valori morali dovrebbero circolare, ma i nostri ragazzi siamo in grado di far capire che a scuola
e all'università non si va per prendere un diploma e per prendere una laurea, ma a scuola e all'università si va per diventare migliori. Ma è possibile che questo non si possa far capire ai giovani? E se i giovani non lo capiscono, non è colpa loro, è colpa di noi che insegniamo, è colpa di una società che gli fa capire che se tu devi muovere un piede, devi muovere una mano, devi aprire la bocca, se non hai un ritorno di guadagno, vuol dire che praticamente tu non hai realizzato il tuo obiettivo. Ma è possibile che i ragazzi devono andare a scuola e la prima cosa che devono dire, ascoltare iscrivendosi all'università, è di misurarsi con crediti e debiti? È una vergogna che già la logica economicistica li corrompa nella culla, cioè li corrompa a scuola. Crediti e debiti, ma non si potrebbero chiamare in un'altra maniera? Cioè, ma vi pare ragionevole che in un'Europa che dobbiamo costruire, lasciamo stare appunto poi dopo i sussulti di quei signori con i cappelli, con gli elmi, con le spade, no? Quelli che gridavano Roma ladrona, poi sono diventati più ladroni della Roma ladrona, no? Però questi signori dove fondano il loro populismo? Lo fondano proprio sul fatto che c'è una classe dirigente, che è una classe dirigente che non è all'altezza della situazione, che è corrotta. È qui che si inserisce il populismo. Ebbene, se noi riuscissimo a far capire che bisogna purificare anche il linguaggio, bisogna cambiare il linguaggio, perché il linguaggio non è mai neutrale. Perché i presidi di una scuola si devono chiamare dirigenti scolastici? Perché i prodotti, perché la ricerca di un professore che va valutato deve essere prodotto? Il prodotto, io presento i prodotti per farmi valutare. Ma che stiamo scherzando? Ma le scuole e l'università possono essere delle aziende, ma i nostri studenti possono essere dei clienti. Ebbene, il tema di questo libro è un tema che grida usando la parola dei classici e mostrando, come ho fatto oggi, come ancora leggere i classici non serve per prendere un voto, non serve per prendere una laurea, serve per capire il presente, perché dalle cose che abbiamo letto di Bruno, noi abbiamo parlato dell'oggi, non delle guerre di religione dell'epoca del Cinquecento. Ecco quello che sarebbe importante. Purtroppo la scuola e l'università, l'educazione dei giovani non sta a cuore dei nostri governanti. Questo è un punto forte che bisogna dire. Bene, io penso che noi, come Bruno ci insegna, dovremmo, come dire, impegnarci in una battaglia civile per far capire queste cose e ritrovare i veri valori. La dignità dell'uomo, dice Bruno, non sta nei soldi che l'uomo guadagna. La dignità dell'uomo sta nei valori che noi siamo capaci di abbracciare e di far passare in ogni gesto semplice e umile della nostra vita quotidiana. Anche nelle azioni più umili e più semplici della nostra vita quotidiana, se noi applichiamo le cose in cui crediamo, diventa certamente più forte. Chiudo con una citazione bellissima che ha molto orientato la mia vita quando l'ho letta, e viene da un romanzo, ancora una volta per farvi capire quanto la letteratura possa essere utile, quanto ciò che questi signori ritengono inutile possa illuminare il nostro presente. C'è a un certo punto un passaggio bellissimo in un romanzo di Calvino intitolato Le città invisibili. C'è un dialogo meraviglioso tra Kublai Khan, il grande Kublai Khan che aveva conquistato spazi infiniti nell'epoca, e dall'altra parte il grande viaggiatore veneziano Marco Polo. Kublai Khan conquista ma non conosce le città che ha conquistato. Marco Polo, da viaggiatore, viaggia in queste città, torna alla corte di Kublai Khan e gli racconta le città che ha visitato. In una di queste città, a un certo punto, il dialogo, il discorso scivola sul tema dell'inferno. Che cos'è l'inferno? Guardate quanto è bello questo passaggio. L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno è quello che è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni e formiamo noi stessi, stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti, accettare l'inferno e diventarne parte, fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui.
cercare e saper riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno e farlo durare e dargli spazio. Io penso che rileggere i classici, rileggere questi grandi filosofi, questi grandi letterati, possa aiutarci a capire chi e cosa in questo momento non è inferno per farlo durare. Grazie. Penso che questo lungo applauso valga più di qualsiasi commento. Intanto per la passione che il professore ha messo e che chiaramente ci ricorda gli eroici furori del nostro. È così forte questo senso della vita, questo senso delle cose nelle parole che ci ha ricordato, che però bisognerebbe anche ricordare sempre che questo nostro Nolano proprio per questo è stato bruciato vivo e che di solito no, il saggio nella classica società dei pazzi, dei pazzi, no, però, viene considerato questo pazzo. Questo è vero, però hanno bruciato il corpo, certo. Ma oggi noi siamo la testimonianza che le sue idee continuano a vivere e questa è la bellezza, che tu puoi bruciare i libri, puoi bruciare i corpi, ma le idee non si bruciano. Le idee rimangono e continuano a contaminare, questo è il punto bello. Sicuramente. Purtroppo sì, anche troppo. Sì, sì, prego, prego, prego. Io non solo la ringrazio sul piano personale come farebbe ognuno dei nostri concittadini per quello che ci ha dato di conoscenze e del pensiero di Bruno che si riflette sull'oggi, ma una cosa che voglio portare a conoscenza sua e dei miei concittadini, che Giordano Bruno a Foligno è stato ucciso una seconda volta. Quindi non solo è stato bruciato, come sappiamo, il 17 febbraio del 1600 in Campo dei Fiori con tanto di mordacchia. Per chi non lo sapesse, la mordacchia era uno strumento infernale che si metteva in bocca perché non si potesse urlare gli ultimi pensieri. A Foligno Giordano Bruno è stato ucciso una seconda volta perché la politica clerico-fascista del 1927 che imperava in quel momento ha fatto sì che il podestà Romolo Raschi, su pressione di Michele Faloci Pulici,